Ma buon salve, buongiorno ragazzi. Buongiorno, come la va? Che mi si dice di bello? Che mi dite di bello? Allora, stamattina un'altra volta con gli occhiali. Purtroppo un'altra volta ho fatto tardi per leggere Berserk, che ormai mi ha ripreso perché Berserk è tipo una cosa stupenda. Berserk è il manga, barra, c'è anche l'anime, film e tutto. Su una storia molto 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 pesante, horrorifica e tutto, e già l'ho letto tempo fa, qualche anno fa, però ho detto no, visto che comunque se ne parla un sacchissimo ultimamente di Berserk in quel di Twitch, allora ho detto fammelo rileggere. Infatti Berserk è sempre una bella lettura da rileggere. Voi buon salve, ma che Berserk? Ma tu lo di fa? No vabbè, chi è che sa il fatto del 21 anni fa lo può sapere, se no non lo dico. Ma tu lo di fa? No, beh, dai. No, si scherza. Comunque, buon salve. Allora, a Petra, buon salve. A testimone di Bastone. A Switch and Chill, Lorenzo. Ma buon salve. Che mi raccontate di bello, ragazzi? Che mi raccontate sia normalmente nella vita, ma sia anche su Twitch. Quindi fatemi sapere. Ma l'hai finito God of War? No, non l'ho finito ancora. Sto ancora all'inizio. Io devo montare le mensole. Tipo, perché? Cosa? Quando? Chi? Io vorrei tanto fare uno spazio in cui dietro di me non metto più il green screen e quindi fare qualcosa di portatile, di mobile, una specie di, come si dice, delle mensole mobili in cui ci metto della roba bella, così faccio anche un po' di atmosfera, però non sono riuscito ancora a trovare cosa, cioè qualcosa che abbia le rotelle e posso portare sinistra e destra, no? È difficile, è difficile. Quello mi interessa. I guys the way. Posso uscire, mannaggia, non si può uscire. E poi lì che è più vicino qua, aspetta, sta verso Napoli e sta a, te lo dico, 25-30 km? No, forse pure qualcosina in più. Sì, perché sta tipo vicino a Fragola, tipo una cosa del genere, o no? O a Casoria. Quindi sì, saranno 25-30. Sì, purtroppo non è vicino. Se no ci stanno. Un po' più vicino ci sta Mondo Convenienza, quest'arte, dove vedo un pochettino se magari riesco a trovare qualcosa. Però il problema deve essere una cosa mobile che posso spostare e rispostare. Quindi, perché c'è un sacco di manga, io c'è un sacco di giochi, c'è un sacco di roba. È brutto non farli vedere o comunque mostrarli. Purtroppo l'unica posizione che posso stare è questa qua, questa stazione. Se no dovrei fare tipo così, faccio rivedere, perché così. Ah no, non posso vedere, aspetta. No, non posso vedere. Raise the sun! Ci sta. Comunque, ragazzi, detto questo, come state facendo di bello? Ma un mobile alto che si muove di una posizione, devi prendere un mobile da garage. Dico, sì, quello che dicevo. Comunque, che state facendo? Non so se stai giocando a Bravely Default. Chi lo sa? No, non si dice, sto scherzando. L'ho detto così, l'ho sparata così. Io ancora non sono indeciso se prendermelo o no subito. Anche perché a me mi interessa un po' di più prendere altro per adesso. Sto già andando a breve, li posso dirlo. Ah, ok, lo puoi dire, meno male, meno male. A me mi interessa un sacco giocare adesso. Adesso aspetto l'uscita di Rise, il mostrante Rise. Quello lo giocherò. Con gli amici lo voglio giocare. Fine, posso dirlo, ma non posso fare considerazioni di sorta, vabbè. Vai tranquillo, vabbè. Rise Stay Tuned. Ah, ma che bello! Ma che bello. Comunque, che altro dire? Invece io no, vabbè, ieri è stata la prima giornata che ho fatto con Safari Games, il canale di Safari Games. È stata un'esperienza particolare, strana, perché comunque è stata la prima volta che stream, no, la prima volta che streamo per Safari Games, ma non è la prima volta che streamo per altri, e quindi ci sarà un pochettino avanti e indietro. Ah, stavo vedendo che si è aggiunto un bannerino. Sì. Poi calcolate che questa settimana ho fatto anche una streaming di fortuna, diciamo, tra virgolette, per dare una mano anche ai Nintubers, che faccio parte pure di Nintubers, però faccio parte in modo silenzioso, nel senso che ho detto sempre al capo Vannoni, ho detto sempre, guarda, se c'è un buco che devi riempire, se ti serve una mano, basta chiedere, basta che non è la mattina, puoi chiedere tutto. Quindi, l'altra volta, per esempio, ho dato una mano con Super Mario 3D World, con i ragazzi di Nintuber, mi ha fatto piacere perché comunque ci stava. Buona!
Comics, ok, numeri, Tommy, ti chiamo Tommy, anche se somigli un sacco al nick di un amico mio che si chiama Tommy Paura. Comunque, buon salve, grazie mille del follow. Stiamo facendo un po' di just chatting, stiamo un attimo parlando appunto di queste cose. Ah, mi danno un euro, sì, io ci credo subito. L'euro falso, la moneta da un euro mi hai donato. Qualche day fa ho finish Anima Dark 2 Scholar del Fist, peccato. Testimone, ti faccio una dichiarazione. La chiave, la sua esistenza. Ah no, per un'altra cosa. Ti dico una cosa, testimone. Ti faccio una rivelazione importante. Passa, abbassa un pochettino. Ti faccio una rivelazione importante, a bassa voce. Sappi che Dark Soul non è l'unico videogioco uscito. Lo so, ho detto qualcosa di strano. Sai che esistono anche altri videogiochi? Non ho detto niente però, eh. Non ho detto nulla. Dark Souls non è l'unico gioco che esiste sulla faccia della Terra. No, l'ho detto. Non dovevo dirlo, è una rivelazione che adesso la gente mi si distruggerà. Eh sì, ho spaccato tutto, lo so, ragazzi. Adesso i poteri forti verranno a cercarmi, lo so. In questo momento i poteri forti mi verranno a cercare. Però ormai l'ho detto, ragazzi, non mi dispiace, non me ne pento, ormai l'ho detto. Comunque, Visible Depression è, infatti. Anche perché poi, parliamoci chiaro, Dark Souls sono belli, Dark Souls, anzi non ho posto di niente, forse Dark Souls 1 è uno dei giochi più belli usciti della scorsa decennio. Ci sta, però, ragazzi, dai, come i Souls, ci stanno anche altri Souls molto validi e molto belli, quindi. Non parliamo solo di Dark Souls come Dark Souls e basta, ci sta solo Dark Souls, ci sta pure altro. Io non mi direi che la Nintendo Switch non serve. Perché? Shhh, non dire ste cose! Se la gente viene a sapere ste cose, è un problema. È un problema. Non dovevi dire sta cosa. Lore. Adesso ti verranno a cercare. Io me ne tiro fuori. Il mio dovere è informare, io me ne devo fare. Queste sono menzogne. Sono menzogne. Ma esiste, ragazzi, aspetta, a parte gli scherzi, esistono i terapeutisti della PlayStation, delle console? Non so se mi rendo l'idea, nel senso, ci sono gli estremisti, li conosciamo. Infatti, sarebbe bello, lo sai che sarebbe bello? Anzi, te lo chiedo a te, Lore. Se hai in qualche modo un qualcosa in cui raccogliere un sacco di commenti di gente che fa dei commenti del cazzo di merda, io in live, per leggere e commentare insieme alle persone, io lo farei subito. Ma con te pure, se ci stai, perché giustamente è una cosa che se mi dai una mano riusciamo a collaborare. Sarebbe bello, perché io ne ho lette tante di castronerie in vita mia, però veramente sarebbe una cosa figa. Uè, Piteruccio, buon salve, buon salve. Vabbè, qualche volta gioco d'altro, qualche volta. Oggi mi compro un gioco, non è solo, mi compro Bloodborne. Va bene, testimone. Sì, vai, vai, vai. Pat, 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 pat. Comunque, quelli che credono nelle console piatte, sì, infatti. Il terapeutismo delle console. Facciamo così. Mica sarebbe figo veramente leggere certi commenti e tutto. Mamma mia, non so quante risate, ragazzi. Madonna. E infatti, io domani avrei voglia di streamare. Domani io avrei voglia di streamare. Vorrei fare qualche tier list. Se avete qualche idea, ditemelo. Si può lavorarci su. Io volevo fare qualche tier list Nintendo, però sarebbe troppo una cosa normale. Una tier list su videogiochi ci potrebbe stare, perché comunque fa parte del canale, anche se comunque la domenica non è che mi farebbe. Cioè, non. Se non si parla di videogiochi, preferirei. Nel senso, comunque, domenica è magari una giornata un po' più chill, un po' più Switch, un po' più chill. No, questo era brutto questo. Però comunque, capito, volevo vedere se questa cosa potevo fare sta cosa, perché domenica volevo portare qualcosa di spensierato. Non so che cosa portare. Volevo portare una tier list, ma non so di che cosa. Di cibo pure si potrebbe riportare. Non lo so, cibo neanche. Su YouTube lo facevo col mio vecchio canale, lol. Era bello, infatti. La PlayStation 4 è piatta. Un attore, proprio come dice la chiesa consolare che ha fatto la PlayStation 1 piatta. Questa mi è piaciuta, testimone. Ma non smettermi di uno, devi censurare tutti i nomi e cognomi, infatti.
Infatti, ma guarda, io posso dire, c'è un gruppo di... Però questo sarebbe più per PC. Praticamente c'è un gruppo di PC che io, di persone che giocano al PC che dicono tante di quelle cazzate, voi non avete idea. Cioè, per chi conosce il mondo dei PC, senti qua, preparati, tier list, stazioni di Nintendo, le waifu, gli sbando di Nintendo. Aspetta. Aspetta. Questo waifu appiccicato, immaginavo. Guarda, non me lo sarebbe mai aspettato, guarda. Tier list. Vediamo un po' che ci sta. Vediamo che ci sta. Un attimo solo, eh. Allora, vediamo un po' che ci sta. Allora, tier list, possiamo fare tier list di che cosa? Di giochi Zelda no. Waifu no. Perché waifu comunque, visto che ci sta un pubblico sia maschile che femminile, facciamo delle ragazze. Non siamo soltanto pipi, pipoli. Sì, esiste il sito tier list, questo è il sito tier list. Ma quando abbiamo fatto il tier list del cibo e altre cose l'abbiamo fatto qua. Che posso dire? Che posso fare? È difficile. È difficile trovare qualcosa di interessante. Facciamo waifu Nintendo. Sono prendendo in rinco, vabbè. Nintendo Girl, ci stanno per esempio, Nintendo Girl, e ci sono questi. Ma io un sacco non ne conosco manco, non so che cazzo sono neanche. Vedi, non so che altri sono questi. Ma non lo so. Vabbè, sappiamo tutti quanti. Puffi, mettiamo subito adesso. No, si scherza. Si sghe. A te ti piacerebbe, però immagino. Siamo d'accordo. Bravo, vedi. Lo sapevo, Lore. Lo sapevo. Come si chiama? Ma che si scherza? Il sito si chiama Tier Maker. Devo pensare perché ancora non mi sono deciso su cosa veramente portare. Ci sta un sacco di roba interessante. Minchia, questo Ultimate 400 Anime Waifu Tier List. 400 ragazze. 400. Guarda, non finisce mai più, guarda. Guarda. Si devono pure caricare, guarda. Non si riescono manco a caricare, guarda. Guarda quanti ce ne stanno, guarda. E come fai a farne? Come fai a farne? Non è impossibile. Devo vedere, dai. Ancora non riesco a decidere facilmente, ragazzi. Non me riesco ancora a decidere. Ci devo pensare. Comunque, domani sicuramente facciamo una bella tier list. Allora, detto questo, ragazzi, io vorrei incominciare subito a giocare. Quindi, togliamo questo. Mettiamo. Cambiamo subito la God of War. Io ancora mi devo decidere su cosa devo guarda, oggi sarò tutto il tempo a capire cosa portare e cosa non portare domani. Vabbè, ma quella tier list non ci sta? Grievo, come vuoi, scaffale. Vabbè, tanto alla fine non è che la forzamente scaffale, puoi anche non farci capire. Però c'è Mil Tank. Mi fai triggerare queste cose? Mi fai triggerare, occhio. Sai che a me non amo particolarmente questa tipologia di cose, però ci sta. Però ci c'è davvero. Lo so. Comunque, ultimamente che stai portando sul canale? Che stai facendo sul canale? Lo sai che non sto passando tanto, ti chiedo scudo. Che comunque sto sempre un attimo, ho detto un po' ho impegnato, comunque c'ho pure cose mie, giustamente, da fare, anche qualche videogioco da giocare. E tier list God of War, come la metti? Ma sono pochi, cioè non è che sono tanti titoli, io voglio qualcosa che sia, che possa riempire quasi una live. Quindi non, a me pure sui videogiochi sarebbe una bella idea, però non lo laggiù c'è so. un ponte, Tanto che voi come aspettate laggiù. un attimo, che poi ci arriva pure un altro po' di gente, io mi muto un attimo, che c'ho un attimo una cosa da fare, datemi un attimo 2 minuti. Quindi voi intanto vi lascio parlare tranquillamente e poi ritorno fra 2 minuti.
Rieccomi ragazzi, rieccomi, scusate che era un po' importante. Allora, ma tranquillo, pure io sto sempre a lavorare. Ultimamente ho finito Little Nightmares 2, bellissimo. Io ho ancora finito il primo, devo ancora finire il primo io. Devo ancora finire il primo, sì, adesso leggo tutti, un attimo solo. Alessandro Kirby, beh, il nome mi piace tantissimo, Alessandro Kirby ci sta. Se visto che c'è questo gran nome, vediamo un po' se ce l'ho ancora. Qualche Kirby, ce l'ho. Ah, c'è il Kirby della Lidl, quello che ho fatto io a Linda. Si inizia, faccio vedere un pochettino, si flexa un pochettino i Kirby della Lidl. Allora, ragazzi, mi taglio l'orecchio, divento bravo a disegnare. Due leggero. Peccato, non lo puoi fare, dopo... Ah, nessuno c'ha l'abbonamento, vabbè, lo faccio io poi. Lo faccio attimo io. Kirby è leggero, può rimbalzare, lui è un guerriero, super Vedi che almeno ci sta, entriamo subito in confidenza con Alessandro Kirby con questo nome. Ragazzi, mi taglio l'orecchio e divento bravo. Se faccio dare una freccia nel ginocchio, divento una guardia di città. Se mi metto tre maschere e un sacco di spazzatura intorno, mi metto un passo di Dark Souls 1. Potresti, potresti, potresti. Si potrebbe fare. Allora, buongiorno Froschi, buongiorno. Lascio lungo e colazione, va benissimo. Buon studio, mi raccomando. Adoro la sigla di Kirby, sì, vabbè. Kirby è un bel giochetto e mi diverte un sacchissimo. Oi, Dat Mother, buon salve pure a te, Matteo. Saluto veloce che devo andare al lavoro. Va benissimo, va benissimo. Poi fammi scrivimi poi ogni tanto su Telegram, che tranquillamente mi puoi disturbare, tranne quando sto appunto pure io, tra virgolette, lavorando. No, lavorando no, però sto streamando, quindi ci sta. Immaginavo dal tuo nome, infatti pensavo che proprio per forza, secondo me, gli piace, è normale. Allora, adesso noi, se mi ricordo, siamo arrivati appunto in un punto in cui ci ha dato le frecce, quelle che distruggono queste rocce rosse. Quindi noi in questo momento facciamo... Tu, Atreus, spara là, non succede nulla, infatti, vedi? Come ho detto bene, non penso di aver detto qualcosa di sbagliato. Facciamo così, mi sa che questi forse si devono attaccare qua. Ah, lo vedi? Troppa intelligenza, ragazzi, troppa intelligenza. Comunque, Alessandro, allora, non so se questo gioco l'hai giocato. God of War, ok, l'hai giocato. Dicendo che comunque è bellissimo, che ti piace, penso che sia un gioco che l'hai giocato. Tu l'hai finito. Che ci puoi dire se l'hai giocato, se non l'hai giocato, se hai giocato quelli vecchi, giusto per sapere un pochettino. Che ne pensi di questo? Beh, gioietto bellissimo, secondo me lo conosci. Spiegami cosa hai fatto nella storia. Ho appena abbattuto un drago. Letteralmente un drago lungo quanto 2 km, cioè Dobbiamo 2 km cercare di di far drago. passare quel ponte. Deve essere la via. E se faccio così, che succede? Qui, Oh! ragazzo. L'abbiamo glitchato, ragazzi! Che L'abbiamo cosa glitchato, hai si chiama visto? lì? L'ho Ma attaccato al di muro. Ma cosa no, sto solo io scavando? riesco a Non trovare le lo cose più so. strane. E se io faccio così Gambe adesso? escono dalle sue Non succede nulla. scelle? Sì. È Si Odino che lo trafigge. vedeva anche il pipo di fuori. Eh? Si vedeva anche il pipo di fuori, si vedeva. È vero. Il pipo. Io non ho già nessun God of War, però lo puoi provare God of War. Allora, io ti consiglio di giocare prima, giustamente, questo perché comunque è una continuazione di God of War. Io ti consiglio, minchia, guarda quanto è bello il fatto che quando respira si vede tutta la condensa del respiro, che figata. Dicevo, no, certe cose mi emozionano, mi piacciono in questo mondo dei videogiochi. Dicevo, io ti consiglio prima di iniziare dal principio, quindi proprio al God of War 1, l'Ascension. Ma se io lo butto qua e poi faccio così, che succede? Succede quello che deve succedere, mi pare Stancherò giusto, mai di vedi? usarlo per sbloccare tutto. Quindi ti consiglio prima Anzi, mi sa che forse ti dovrei consigliare, non so, prima l'Ascension, perché mi pare che l'Ascension è il capitolo prima di tutti, cioè è proprio la base di tutto. Poi ti consiglio il primo, il secondo, e tutto quello che si fa. Poi ci stanno pure i capitoli, quelli per PSP, che comunque sono importanti, però li puoi recuperare tranquillamente. Ragazzi, mi stanno rompendo il culo. Ragazzi, mi hanno rotto il culo. Ragazzi, mi hanno rotto già il culo.
Non è che altro questo gioco. Mi hanno rotto, eh. Non so che cazzo è successo, però mi hanno distrutto. Allora, i miei giochi preferiti sono 1 Dark Souls, 2 Assassin's Creed, 3 Skyrim. Assassin's Creed io non li gioco più da Brotherhood, pensate da quanto io non li gioco. E ce li ho cioè, gli Assassin's Creed comunque ce li ho, cioè non è che non ce li ho. Solo che proprio non mi danno più questa soddisfazione. Aspetta, devo prendere questo, se non prendo questo me lo platinai questo tutto fuori. No, allora io in genere i giochi non li platino in diretta. Preferisco finire la storia, cioè magari finirlo in modo decente, nel senso comunque finendolo nel modo più soddisfacente possibile. Ho pochi giochi che platinerò, tipo l'unico, uno dei pochi saranno questo, il Super Mario 3D World, quello che è uscito appunto. Quello lo voglio cercare di platinare al 100%, di farlo tutto al massimo. Sono andato Quindi meglio? non tutti li farò. Uè, Stai migliorando. Safi, ma buon salve. Sì, no, ma più che altro lo sai perché io sono del pensiero che mi piace portare più, finire più giochi, anche non al 100%, ma finirli di più, quindi portare più esperienze di gioco nel mio canale e poi fare il... Fatti uno shootout poi, Safi, se Quanto vuoi puoi qui? fartelo, così almeno Signor te lo Sim. puoi fare anche da solo, non c'è problema. Dicevo, mi piace più fare più giochi alla volta. Buona Poi sapersi. magari quello che proprio mi interessa portare lo posso, cioè che mi interessa poco lo finire al 100% lo faccio al 100%, se no mi piace portare più esperienze, più giochi. No, Ci avviciniamo alla cima. grazie. No, lo puoi fare, se vuoi, no, non se vuoi, fallo perché comunque se streami, vai tranquillo. I cosi di ghiaccio Manca devi poco. farli a pugni. Solo avanti potrei uccidere l'armata. Ah, è vero, quelli erano di ghiaccio. No, però quelli non erano di ghiaccio. Sì, erano di ghiaccio, c'hai ragione. Erano di ghiaccio, c'hai ragione. Mi sono scordato, infatti, mi sono scordato. Oh! Come va, ragazzoni? Va Guarda, la cima. benissimo, ci Siamo così stiamo. vicini. Stavo pensando. Infatti, questo chiedo anche alla chat, adesso che siete arrivati pure un po' di ragazzi. Domani c'ho voglia di La streamare. faretro. Da Il domenica lag si è sapete rotto che si mentre affrontavo streama l'entrata. Ma qualcosa riesco a di cazzeggio tenermi. che Fermo. non è per forza legato ai videogiochi, ma si streama anche qualcosa di particolare. E stavo pensando che cosa portare domani come tier list o come videogioco particolare. Se avete qualche idea, ditemelo, scrivetelo in chat così La almeno faretra rotta rallenta il lancio. prendo Il dolore si anche magari il sopporta, ma un'arma consiglio di uno danneggiata no. dell'altro, ci sta. Se uno di voi avete giocato. Ah, Così può lo vedi? andare. Bloodborne Va bene? è l'unico gioco per PlayStation 4 che io ho platinato. Che io Vai. amo. È il mio gioco, secondo me, Vai. PlayStation 4 che esiste. Per me. Attento a E dove non, punti i non è che te lo piedini. consiglio. Devi andare a giocare Andiamo. subito. Subito. Subito proprio. No, ma il problema è che voglio portare qualcosa di, di leggero, non di troppo. Cioè, qualcosa magari da divertirsi, cioè per divertirsi. Non voglio portare qualcosa di. Cioè, per esempio, giochi di Resident Evil, so se no, non c'ho voglia tanto. Voglio più qualcosa da. Il problema è difficile. All'inizio sì, perché non riesci a capire niente. Non riesci a capire le meccaniche, sicuramente. Non è perché uno non ci sa giocare, è proprio perché le meccaniche sono. Un po' tostarella all'inizio, ci sta. Però fidati Ma non lo finì? Dicevo, però le meccaniche sono veramente. Cioè, all'inizio è un po' tostarello effettivamente, però poi dopo ti riprendi tantissimo. Riesci a capire come si gioca e ti diverti. Quindi, a prescindere, io te lo consiglio. Poi non pensare se è difficile o no un gioco. Sì, è un so. Allora, Alessandro, ti dico, ti spiego. Se vuoi giocare Bloodborne perché è un Souls-like, quindi è un gioco difficile, non lo giocare. No. Non te lo consiglio proprio così. Se lo devi giocare, lo devi giocare come esperienza di gioco viste pochissime volte al mondo. Cioè, è uno di quei giochi che veramente. Boh, ho visto qualcosa di strano. Ne manca uno. Cioè, se lo devi giocare, non lo devi giocare perché, ah, è un gioco difficile, è un Souls, quindi. Bra è bello, no, non Scoprirò devi più giocarlo per fretta quel se motivo, lo perché se lo devi giocherò. giocare in questo modo non te lo godi.
ti devi godere proprio la storia, l'atmosfera, tutto quello che circonda il gioco, non solo la difficoltà. Perché se lo giochi in quel modo non te lo godi. Non te lo godi assolutamente. Dove cazzo devo andare qua? Però se vado qua sopra, devo andare avanti. Non farti ingannare su come sono i draghi, solo per colpa del drago che è tentato. No, ma è la verità, Lore, perché è brutto giocare un gioco. Ma questo non posso prendere in qualche modo. È brutto giocare un gioco in cui, appunto. Allora, per esempio, Dark Souls, li giochi. E ti dico la verità, io non li gioco tanto per la storia, anche se la storia è affascinante, ma per la difficoltà. Brotherman, per quanto l'ho amato, e io ti posso dare veramente un consiglio, non tanto da uno che l'ha finito, l'ha terminato, ma proprio per chi lo ama proprio, è oltre. Secondo me è la Senti, è diretta tutto quello, ci evoluzione di vedi? storia e Sì, ambientazione non fiatare. di Dark Souls, anche se sono due cose diverse, perché comunque uno è medievaleggiante e l'altro epoca vittoriana, quello che Sembra cacchio è. quell'uomo che è venuto a casa nostra. Ha E il dito che te però lo ti uccisce. affascina veramente, c'ha quei racconti lovecraftiani. Perché? Non Deve posso di essere altro perché poi ti faccio importante se un spoiler, figlio però ti torna veramente ha concedendo l'onore di quell'atmosfera una visita. orrorifica. Sentite, vi state Non è ancora un gioco scannando horror, per ma è far colpo sul molto paparino. d'atmosfera orrorifica. Questo. L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Comunque ragazzi, avete visto che ci sta Perché un dovrei saperlo? tizio che già forse Sei l'abbiamo visto l'uomo più conosciuto, può sapiente del essere? mondo, No, no? non è lui. Di Sì, è questo lui, e di sì. tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi Guarda, dove se ti vuoi giocare, trovo, secondo me ha ti parlerò un. con Odino. Ma sono esperienze Baldur, pure tuo padre non mi diverse. lascerà andare, né ti permetterà di Aspetta uccidermi. che leggo dopo, Non che hai intanto nulla da voglio un attimo di offrirmi, questa scena perciò levati di importante. mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Raga, quello là che abbiamo. Quando Quello là un non po' te più secchetto, l'aspetti, l'abbiamo già battuto. Cioè, torneremo l'abbiamo già dall'altro combattuto. Cioè, occhio. l'abbiamo già combattuto, insomma. Non so guardare. Quindi, occhio. Secondo me sanno che stiamo qua, non può essere. Cioè, loro non sono persone normali. Console Action 75, grazie mille del follow, grazie mille, lascio un sottofondo, grazie mille Safi. Comunque se avete veramente idea per domani, per una streaming come una tier list, un videogioco tranquillo, leggero, spensierato, magari che ci si può ridere e scherzare, fatemi sapere, che cazzo è qua? Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati E che si siano occhi. No, no, lontani. non ho detto Ma questo, li non ho abbiamo detto visti questo. andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E E io voglio che non lo sappia. E Oh. tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. E chi è questo? Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni Guardate che guerra, mostra un attimo ogni impegnato accordo adesso, voglio, concluso. sono Mi curioso di chiamo capire chi è questo. Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a Che ogni risposta tua alla tua domanda? domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere, ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, Tu promesso. dammi tempo. Tu dammi tempo. Chi dobbiamo dare Non c'è sto. nessuno, lo sapevo. Dobbiamo aiutare sto Mimir, praticamente. La madre del ragazzo è Uè, morta? Giuseppe Focci, buon salve. Saggissimo Buongiorno, succedermi buongiorno. sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco Fratellino. più alto di tutti i regni non è Edrese Adelmura, Muro, è fratellino. Jotunheim, Devi andare via, regno dei fratellino. giganti. Eh sì, donna, così. Buon No! Non può salve, comunque, essere Giuseppe. quello che Scusami che sono voleva. andato in pregresso, guarda un attimo sta cutscene Da che dovrebbe un'occhiata. essere importante. Sul picco più alto di tutti i regni. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vabbè, Giuseppe Foxy, Vedi leggo, quella vabbè, leggo montagna? Giuseppe, Sembra il poi dito di un gigante ti che chiamo sfiora il Foxy, dai. cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Quello è il Non pipo più possiamo alto di tutti i attraversare i regni. ponti. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esista ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. Ma lo sai che le mutte del pipo, guarda, ogni Oggi volta che la vedo nel Vendrir tuo fa canale, quello la che vedo ha anche che tutto spammano gli strano altri, mi fa vortice di sempre voglia di. coincidenze. La voglio Il provare fatto pure io, è ogni tanto a che c'è spammarla. solo una persona Quando che passo nel possa tuo canale, portarvi magari dove dovete la sblocco, sono andare. curioso di E per vostra provarla, io, fortuna, questa ebbrezza. io non ho un granché da fare. Giuseppe l'ho inventato, ti prendo in giro, ok. Guarda la foto del pipo. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì!
Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legami. Uè, Giganico, buon salve. Stavo parlando un attimo prima un pochettino di Dark Souls, di Bloodborne, però senza la spoiler, perché tu lo stai ancora giocando. Magia. Stiamo parlando un pochettino, c'è un ragazzo che chiedeva se la conosce bene. Ce lo consigliavamo. E infatti gli abbiamo detto, io penso di aver spiegato abbastanza come la penso. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla non voglio guardare vita. Grazie. Stasera comincio la serie su Twitch. Sì, lo so. Infatti, ieri io stavo dicendo un attimo una castroneria che lo dovevi fare domenica. Invece poi ho letto no, lo devi fare stasera. A che ora lo fai? Non voglio guardare. Ragazzi, Giganico, anche lui fa parte di Safari Games, fratello. Anche lui stream, mi raccomando. Un follow sia a lui sia al canale di Safari Games. Adesso faccio un attimo shotato più anch'io. Aspetterai a rivelargli la sua vera natura e peggio sarà. Non te lo perdonerai e rischi di perderlo per sempre. Giganico. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Giganico. E questo parto 22. Ok, lui stasera però non sta nel suo canale, ma sta in quello di Safari Games, dove sono stato io. Safari Games. Come vuoi. Ok, abbiamo tagliato la testa. Bene. No, non mi piace quel tipologia di gioco, non mi piace proprio, non c'è proprio nessun attrattivo nei miei confronti. Five Nights at Freddy's proprio un zero. Ah, abbiamo preso la testa di uno, ok. Jotunheim, stiamo andando nel regno dei giganti. Il terzo Dark Souls l'ho fuso, lol. Sarà davvero molto... seccante. Sì, proprio quello che volevo dire. Ma lo sai che... pure il 2 non è che sia malvagio, il 2 comunque lo devi giocare in un certo modo, perché comunque sembra una di quelle strane porte che abbiamo visto. Non è brutto, ma è molto meno. È molto meno rispetto a quello che uno si può pensare. Se uno si fa delle buone... Che è qua? Aspetta. Una maschera. Che vuol dire sta maschera? Cioè, è un gioco che lo giocherei... ma non ci deve troppe aspettative. Vediamo se combacia. Quello che voglio dire, nel senso, non è troppo da... Wow, spettacolare. Hanno preso... fai finta che hanno preso tipo pezzi di riciclati da un punto, da una cosa a un'altra. E hanno creato questo Dark Souls, quei pezzi di riciclo. La strada per la casa della strega. Comunque, come legge qualcosa sì, che ho letto. Nella foresta delle foglie rosse. Io questo non l'ho visto. A sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Faim. Dimostra che Miyazaki è un genio davvero. Il genere si può adattare a tutto. Sì, effettivamente sì, è vero. Anzi, perché anche perché praticamente hanno creato quasi loro quella terminologia, proprio quel genere di videogioco. Ed è veramente una cosa figa. Quello come anche Sekiro, come anche altri giochi anche, non per forza delle serie di Miyazaki o comunque di From Software, ci stanno anche altri Dark Souls, cioè Souls-like veramente belli e divertenti. Allora, parliamo di Souls, lol. Passo subito da lui, lol. Ehi, guarda qui. Peter, devi prendere il cappello da militare, ottimo. Il cappello da militare. Ok, grazie Piteuccio, c'avevo freddo. Allora, ho praticamente saltato il secondo quando non l'ho finito. Puoi anche non giocarlo. Appunto. Non per forza deve essere una cosa che se non lo giochi, no, perché non fa una cazzata, lo devi giocare. Puoi anche non giocare, appunto. Bellissimo cappello, sì. Guarda, neanche a fare apposta, il cappello di Call of Duty. Tempo fa l'avevo comprato. Per il GameStop, mi pare. Io non vorrei aver speso... Io non potrei avere questo obiettivo. Con i punti sudo come un cammello. LOL. Davvero? Io bevo un sacco e sudo un sacco.
Vabbè, grazie al cazzo, sono pure abbastanza grosso, diciamo. Il 2 è bello, ma anche le rotture dei canelli, schivare non mi piace. Poi ci sono dei problemi di lore, tipo Drago Guardiano, sì, questo sì, lo so. Proprio Vierna. Sì, ma ti ripeto, è un Souls. Non è un Dark Souls, è un Souls. Non so se mi fate rendere l'idea, nel senso... Sì, è un è Dark Souls per il nome, ma è un Souls... Il buon Demon, grazie mille del follow, grazie mille. Stiamo un attimo parlando un pochettino in chat di Dark Souls in generale, però poi stiamo anche parlando un po' di God of War o comunque videogiochi in generale, quindi se vuoi unirti anche tu alla discussione in chat, siamo tutti quanti impegnati appunto ma che cazzo devo fare? Appunto, benissimo. Perfetto. Fatto vedere dei bei pipi e il pipo adesso te lo metti in del secchio, mi dispiace. Bannato. Non era un buon demon, infatti. Ho detto sì, discussioni su Dark Souls, ma non sui pipi di Dark Souls, quindi adesso mi dispiace se sei stato nuclearizzato. Brutalizzato. Ma dove cazzo devo andare, ragazzi? Qua, a parte gli scherzi. Dove devo andare? Quanti uccelli ci... ecco, arrivo, infatti. Non so, ragazzi, devo andare di qua, ho capito, però non so dove devo andare. Bravo. L'unico pipo ha messo quello censurato e bananico. Bravissimo. Demon Souls invece non ho mai giocato. Io l'ho finito due volte. No, una volta, scusami. L'ho finito una volta, però lo stavo rigiocando. Perché comunque ce l'ho su PlayStation 3, quindi ogni tanto lo accendo e ci gioco. E ragazzi, non ho capito dove devo andare. Anima seconda mano. Ma devo andare al negozio di Brock. Ah, ma questo è il passaggio mistico. Devo andare di qua allora. Io sto finendo il live. Ho iniziato. Sì, però tu stai giocando la versione quello. Vabbè, quello giustamente della PlayStation 5. Cosa che io voglio giocare. Rimane sulla via. Io voglio giocare la versione PlayStation 5. Io però ce l'ho su PlayStation 3. Sì. No, l'ho visto l'altra volta. Stai giocando che ci stava sì. Tipo la manta. Come cazzo si chiama? Il mostro. Quello. Quello che vola. Sì, e lo stavi colpendo. E non mi hai cagato in chat. Appena mi hai cagato in chat, ho detto vabbè, lo sai di. Non ti saluto, ciao. No, a parte scherzi, però. T'ho provato a salutare, però stavi impegnato a giocare. Quindi alla fine non sono riuscito poi a farti leggere. Quindi. Ci sta, era impegnato. Lo capisco. Ma devo andare di qua? Sì. È per questo che non vuoi parlare di mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me. Le tue origini. Tua madre. Tuo padre. Adesso non è il momento. Ma non è mai il momento. Wow. Ok, perfetto. Siamo entrati dall'altra parte. Ma guarda, quanto a divertimento, è bellissimo pure quello su PS3. Avevo... No, ma PS3 è la stessa gioco praticamente. Le meccaniche è tutto, solo che c'è la grafica normale, PlayStation 3 e quello c'è PlayStation 5. Quindi c'è la grafica aggiornata. Avevo in voice... mi ricordo che ci sta un po' di gente in chat. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Mica è troppo forte. Cosa qua, bro? E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia. Madonna, bro, che è troppo forte su sto gioco. Sto personaggio secondario. Io sono povero, quindi mi ritrovo da vecchia PlayStation 3 e compro dei mostri per PlayStation 3. Va bene. Anzi, io vi dico la verità. Visto che comunque è difficile anche recuperare in qualche modo Demon Souls e quei pochi copie che ci stanno, che si trovano, le fanno pagare uno sproposito, cosa secondo me insensata. A meno che è una versione quella particolare, perché la versione quella tipo Platinum si possono anche trovare a prezzi giustamente più onesti, ma non li trovi facilmente. Io dico, penso sempre, meglio comunque recuperarsi, secondo me. Per adesso, se uno vuole giocare a Demon's Souls, perché merita Demon's Souls, ragazzi, merita davvero. Secondo me conviene recuperarsi di più una PlayStation 3, comunque se riesce a trovare un prezzo onesto. Io la trovo a 40, 50, 60 euro. Anche perché poi ci sono ancora dei giochi che non si possono recuperare su PlayStation 4 tramite gioco normale, ma o su
PS Now o altro. Quindi io vi consiglio sempre di prendere una PlayStation 3 se riuscite a trovarlo, perché comunque è ancora una console che rende. Ci si può ancora giocare dei bei giochi nativamente ed è spettacolare. Poi, ci sta, c'ha i suoi pensieri, le sue cose. Il design di PS5 non posso vederlo, non lo prendo perché non esisterà un'alternativa o un modello Pro. Ma infatti pure a me il design della PlayStation 5 mi fa cagare, posso dirlo? Ah no, non posso? Allora, ma non ti preoccupare, tornerò presto alla mia attività. Non penso niente. Allora, dove cazzo sta? Armatura busto? Non c'ho niente per aumentare difesa, qualcosa. Eccolo. Ma questo già ce l'ho però. Potenzia. Potenziamo, no? Sì. Anche la PS2 è bella, sì, ha voglia. Anche se potete recuperate PlayStation 2, tutta sta roba, perché c'ha senso ancora adesso. Allora, aumentiamo un pochettino le stat che ci vogliono. Ops, scappa, torno. Va benissimo, vai, Switch. Va benissimo. Ci vediamo in giro. Aumentiamo tutta questa roba perché almeno ci dà un po' di difesa che non manca mai. Questo non serve a niente. Allora, buona fortuna. Ok, andiamo. Adesso io devo andare. Ah, per farsi di qua, vedi? Meno male che ci sta il. La scritta, cioè dove mi porta. Cioè non la scritta, il radar, diciamo. Dove devo andare? Come si torna dalla strega? Prima va trovato una barca. Davvero orribile. È vero, è vero? Ma. E quando c'è stata la gente che è uscita al. Come si chiama? Il design di PlayStation 5, no? Quando è uscito, tutti quanti. Bellissima! Spettacolare! Madonna! È questa la PlayStation 5. Io sono rimasto così. È questa. Cioè, ci sono alcune cose carine su PlayStation 5. Tipo, la parte interna dei cosi di plastica bianchi, che hanno tutti quei simboli PlayStation, no? Il quadrato, X, cerchio, triangolo. È carino. È bellino. Si vede che anche i dettagli fanno la differenza. Ma vedi poi tutto il design, il resto del design. Per me è un modem, cioè fa cagare, ragazzi. Cioè, posso dire che come design effettivamente mi è più soddisfacente avere il bazooka di Rambo che avere questione di gusti. Sì, ti ripeto, pure quello è vero, perché magari un gusto che io ho un altro non ce l'ha. È bello anche per quello, Però vedi anche le alternative di altre console e le altre console e vedi comunque c'era la ricerca di design, però non mi ha mai tirato, sì, non riesco a farmi piacere. Ok, e qua come faccio adesso? Non posso abbassare questo? No, aspetta, come faccio a abbassare questa roba, ragazzi? Come faccio a abbassarla, questa roba, ragazzi? Non so. Ma non devo passare di. No, devo andare di qua, per forza. No, qua non c'è nulla. No, secondo me qua devo andare dall'altra parte, vediamo un po'. Probabilmente devo andare dall'altra parte. Cazzo di Norman. Ma buon salve. Si devono andare di qua. Conosci una storia per passare il tempo? Che genere di storia? Non so. Allora, sì, ci sta, cioè tu vuoi dire l'importante è quello che c'è dentro rispetto a quello che c'è fuori, però diciamo che le console in generale comunque devono avere un design ce n'era una che parlava di una lepre all'unanimità che piace, diciamo,
come quella e le varie console, quelle uscite di PlayStation, non hanno mai deluso la maggior parte delle persone. Poi ci sta chi è che delude sempre, pure magari il design della PlayStation 3 quando è uscita. Comunque è bellina, anche se era grossa. Io mi ricordo quando la gente, quando uscì la PlayStation 3, la gente, il primo modello di PlayStation 3, tutti quanti: ah, ma che è sta merda, ma gigantesca, è grossissima, che è qua della... La stessa cosa che stanno dicendo anche PlayStation 5. Ed è un peccato, perché effettivamente no, è, è veramente bella la PlayStation 3 fatta. Però cioè, molte persone, mai come questa volta, stanno cominciando a dire che effettivamente il design di PlayStation 5, cioè, ha diviso molto di più rispetto alle altre volte le persone. Non pensano più, non c'è molta maggioranza di persone che pensa: ah, il gioco, la console è bella. Molti pensano che, appunto, non ha diviso molto di più il pubblico la PlayStation 5, il design di PlayStation 5. Capito? Questo è quello che voglio dire. Ma questo, ma io non devo fare niente, io devo solo attivarlo questo, non devo fare nient'altro. Lo shortcut qua. C'era una chest. Vabbè, sti cazzi della chest. Io voglio un attimo a salvare sto cacchio di maiale qua. Che ci frega. Lo so che è potente, ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto abile. E non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? Quello perché no, non si trova. Ma puoi darla in pasto. La gente ne parla male. Ok. Non si trova. Che la gente ne parla male. In che senso? Non per l'aspetto. No, 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 pure perché l'aspetto, Fidaci, sta un sacco di gente che comunque pensa. La pensa che comunque non è molto. Che è qua? Non è proprio ispiratissimo il... Ma che ce ne sta? Ho fatto una cazzata, ragazzi, sta qua? Probabilmente. Aspetta un attimo, mi lascio concentrare, perché sennò qua ci rompono un po' le balle. Le belote. Oh! Ma devo per forza andare di qua. Oh, no, ma che è? Ma perché tutti questi nemici in questo... Ragazzi, sta attraversando il muro, avete visto? Ha attraversato il muro del muro. Vai, schiatta! Vai! Niente, lo schiatta, ragazzi. Dai, schiatta, mannaggia pure. Comincio a migliorare. Minchia, Atreus odiosissimo. Che è sta roba? Vieni qua. Io ho tutte le console, quindi fidati, è molto bella, anche perché si può cambiare le scocche e fare come vuoi. Quella è la novità. 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 Ni, cioè sì, è carino, non è che sto dicendo che non è carino, cambia la stock, la scocca, però dire una novità, cioè stiamo parlando di una feature che comunque non è una feature così, ma qua che cacchio, ah, forse non devo andare qua, non è una feature di importanza siderale, cioè cambiare la scocca di una console. Una novità. Che poi mi sa che forse neanche è una novità, perché si poteva fare già con PlayStation 3 e 4, scusami. Che potevi comprare le scocche, le potevi cambiare. Tornate indietro, sì. Gli dei non sono i benvenuti. Gli dei non sono benvenuti, ok. Ma sto andando bene io. Ah, ok, siamo saliti sopra dal pozzo, ok. Eccolo. Spero si ricordi di noi. Roma! Comunque ti ripeto, io non ce l'ho e lo so, magari parlo anche con condizioni di caso che non avendola, ma non è che ne parlo male di videogiochi e tutto.
Arrivato se lui si parla. No, non è. No, ci stava anche la possibilità di cambiare le scocche. Io mi ricordo. Perché puoi staccare facilmente la scocca. Cioè, io parlo di quella della FAT, la PlayStation 4 FAT. La Slim no. Il colore, no, il colore. Atreu. Come va, Charlie? Ah, sì, quello La sì, famiglia sì. strega è qui. Quello sì. Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui. O almeno quello che ho capito io. Charlie. Sì, ma come faccio a passare su? Atreus. Come faccio a passare con questo? Non posso passare. Ah, no, ma sono deficiente. Devo, questo lo devo portare di là. Mi sono sbagliato, mi sono scordato. Devo portarlo di qua. Atreus, vieni qua, leggi a papà. Atreus? Atreus, leggi a papà qua. Atreus? Atreus? Atreus, mannaggia tu. Vuoi leggere, per favore? Ma già letto, mi sa. Ah, forse già letto. Probabilmente ha già letto, ok. Spara il cristallo. Ah, è vero! Raga, non mi ricordo tutte le cose qua, eh. Parlate facile voi. No, ma sei un nabbo, non lo sapevi, lo dovevi sapere. Ma ti ricordo tutto. Atreus, per Andiamo. favore, dai, non mi fare incazzare, papà. Ok. Penso che gli sto sparando il mondo? Le altre, non queste. Beh, comunque da collezionista ti dirò, dovesse uscire quello che non sarà un'altra versione, sicuro la prendo. Tipo, giusto per sapere, cambia il potere di Atreus. Ecco, come cazzo si fa, ragazzi? Io qua non sono ignorante. Come si fa a cambiare il potere di Atreus, mo? Ah, eccolo. Ok, ho Ragazzi, schiacciato le cose a di qua. caso. Comunque, buon salve, Franci. Buon Buona salve. sapersi. Come la va, Franci? Una versione più mini. Beh, tanto usciranno per forza, ragazzi. Ma ormai siamo arrivati a un punto che le console a metà gen. No, a metà generazione di console esce sempre una versione o migliorata o comunque diversa. Quindi ci sta, ragazzi, che la cambierà sempre. Aspetta, che bevo. Io di sicuro adesso come adesso non la posso prendere, non la posso prendere che non si trova neanche, però penso e spero e credo di prenderla entro la fine di quest'anno, perché è quello che mi voglio prendere. Però a differenza delle altre volte, prendo soltanto la PlayStation 5. L'Xbox mi faccio Vado a controllare l'altra. bastare la One S che ho, non la vendo. Non la vendo e non compro la serie S o la serie Devi X. essere Anche se la pronto. serie S sarebbe stata carina, invece. Però tanto, alla fine, i giochi che mi interessano a me giocare stanno pure Rovero sinistra. su cosa? Su Xbox One S. Perché a me, per esempio, mi piace un sacco recuperare i giochi della Rare. E con l'Xbox Game Pass Beccati sul questo. PC non esiste cioè, non ci stanno i giochi che mi interessano della Rare, quindi per forza devo giocarli su Xbox One S. Tipo ci stanno i giochi di Banjo Kazooie, Conker's Bad Fury, questi giochi non li posso giocare su PC, ma li devo giocare per forza su Xbox. Questo voglio dire. Questo qui, vada. Quasi pronto. Sono fatto male, mi hai fatto male. Bene, in viaggio per tornare a casa, va bene, stanca però. Viaggio per tornare a casa, what? In che senso? Voilà! Vitusso Killer, buon salve, benvenuto nel mio canale. Grazie mille a ieri che tu mi hai dato fiducia nel farmi mettere il pollo in questo canale. Stamattina mi vedrai molto più arzillo, perché comunque la sera mi rilascio un Sono pochettino, andato sto un po' bene, più tranquillo, un po' più no? Meglio. chill. E quindi ci sta. Stamattina invece mi vedi un po' più diverso, acchittato in modo diverso.
e parlo anche in modo diverso, diciamo, effettivamente. E quindi ci sarà da vedere, da giocare e divertirsi. Anche con gli altri ragazzi in Padre, chat. lei è qui. Padre, lei è qui. Sono così Ah, contenta di eccola. rivederti. Lo sapevo che Eccola verresti. la patata Quincy. Ciao. Dovete sapere che noi Sei le simpatico. ragazze non le Non sono chiamiamo sicura di aver capito. fighe, cose. Aspetta. Che Dov'hai questi nomi. trovato? Noi le chiamiamo col nome Quelle giusto. frecce. Patas Quincy. Su, dalle a me, ora. Patas Ma Quincy. sono un regalo. Fai Le come patas dice il Quincy. ragazzo. Mi pare giusto. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai Ragazzi, fate i capito? bravi per favore, stai tranquilla, ci Hai penso anch'io. capito Prima c'è bene? stato Rispondi. un trollone Ho che abbiamo capito. bannato Se pure, ne vedo che altre, devi ha messo un distruggerle. sacco di pipi in chat, i disegni dei Non ti pipi. Infatti chiedo altro. l'abbiamo bannato Scusa. subito. Ma che Ti prego, bello! prendi Ma che queste tre frecce. bello! A me non servono più. Ah, Vituzzo, ti dico pure a te, visto che comunque non sai che appunto ieri, da ieri che hai messo Ora, il follow. Nel questa mio canale testa. ci sta il. Ma che bello! Che il. Come si chiama? Hai la minima idea di chi sia? È L'hai il ucciso meme tu? del canale. Lui me l'ha Quindi, se chiesto. vuoi, punto Ha esclamativo detto che audio, tu ci sono degli potevi audio esclusivi che rianimarlo. possono fare anche le Io? persone che non hanno la sub Sicuramente. e puoi farlo tranquillamente. Franci adesso Ti farà la. prego. Io vado, ciao, va bene. Buon salve, buon salve. Portalo al tavolo. Emily! Buon salve e buon viaggio. Spacca È da tutto con tanto Kratos, sì, tempo ci che proviamo non tutto, pratico le antiche proviamo. arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, Per per fortuna fortuna il la cervello testa è ancora non è intatto, un bel decomposta, il taglionetto. cervello è ancora intatto. Mi piace, voto 10. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi Ma raccomando. che cosa sta facendo? Ma che bello, Clean Up! Ma che cazzo sta a fa? Fare? Basta. Ok, stiamo cucinando. Lo sta rianimando. Sì, lo so, immagino. Però fa ridere. Fa Funziona. ridere. Fammelo vedere. È bello che sta senza polmoni, senza un apparato respiratorio e tutto, ma intanto Emir, ci vedi sei? che parla. Va Sì. Bene. bene. Lo so che ci sta la magia, tutto quello che vuoi. Tu. Oh. Ciao Freya, da quanto tempo? Ammazza e Trovo Freya che sei. bene. Quello che ho Sei fatto cresciuta bene, è ammazza e brutto. Per Freya che quanto sei. mi riguarda, la morte ti sia di certo. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito quest'idea. Freya, la dea Freya. Neanche tu lo sapevi? Scusami. È una dea Quando lei si allora. saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante Sono dei nordici, dirlo. quindi possono vivere senza corpo. Sì, Ho ok. intenzione di L'hai visto rimproverarti per l'intento dire di Aerith? queste Sì, già cose. ieri. No, non è stato. No, ieri, l'altro ieri abbiamo Addio, parlato. ragazzo. Ma ora. Se vuoi possiamo riparlarne un pochettino, però così, in modo leggero, Non c'è di semplice. che? Visto che comunque c'è anche gente che magari non ha sentito il mio. Quello che penso io. Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Buon Mi hai salve, David. Buon toccato. salve. Ieri mi hai fatto Ha mentito. impressione di vederti Alcuni in tengono alla faccia. loro Però privacy. vabbè, Non giudicare, ci sta. fratello. Ui, Liz, Quando buon vorrò il tuo salve. Buon consiglio, te salve. lo Sono chiederò. veloce dal mondo esterno, dal Quando treno. vuoi. Perché dove stai andando? Portatemi al tempio di Tyr, Stai venendo qua a contatemi casetta a con mangiarti una e bella vi pizza? condurrò a Te la Jotunheim. offro subito, Conosciamo eh. Se vieni sempre. ti offro una bella Certo. pizza. Che L'ultimo gigante di ti è Midgard. Chi parso? meglio di lui per Allora, di indicarci la strada? Il serpente certo non d'oro. è E tu sai come un. parlare con Non lui? mi è parso Certo. un intento Parla una lingua d'Aerith. oscura, Cioè, era ancora quello più antica che di queste montagne. volevamo di Nessuno a più, tutti Midgard quanti la volevamo di parla più più, con tranne l'intento me, d'Aerith. naturalmente. Non mi ha Davvero? dato soddisfazioni Certo. enormi. Non si direbbe dal suo Ma aspetto, ma aspettavo veramente molto di Jormungandr più. è un conversatore brillante. Che sono così brutto? No, no, mi ha fatto. Perché è la prima volta che ti vedo. Verona, mangiare, bere brasiliano. Fish mix. No, non ho capito, aspetta. Verona, a mangiare, bere brasiliano, sushi. Ma che cazzo stai andando? Un'orgia di cibo, che stai a fare? Vabbè. Comunque, perché non mi hai invitato? Venivo pure io. No, si scherza, si scherza. Comunque,
Minchia, comunque buon pranzo. Fai un po' tante foto, falle vedere poi, mi raccomando, voglio, sono curioso di te che cosa mangiate. Non mi dire che te mangi la picagna, perché potrei rosicare, che la vorrei mangiare anch'io. Mi ha fatto venire la gente, mi ha fatto venire voglia di mangiare la picagna. Comunque, dicevo, allora, come ho detto io, non è un... Perché Freya ti ha sputato in faccia? No, non è un... Dice che nulla può ferirlo. Non mi è apparso così tanto bene il Nintendo Direct, non posso dire neanche che così, è stato così brutto, perché comunque qualcosa si è visto. Se dovete mettere comunque che c'è stato il Covid in mezzo e tutto, lo posso giustificare un minimo. Però io ho dato il voto, ho dato 5 su 10. Perché alcuni annunci mi interessano, pochi. La maggior parte no. Ma alcuni sono interessanti. Il problema è che comunque, come per esempio il problema di Zelda Skyward Sword HD, che ci hanno marciato troppo il prezzo, perché non me lo puoi riproporre a 60 euro. Cioè è proprio una cosa bruttissima. Però veramente io, la cosa, forse l'unico annuncio veramente che mi sento di dire che veramente è bellissimo, sono contento che ripropongono i Ninja Gaiden. E non l'ho nascosto, perché Ninja Gaiden è uno di quei titoli che veramente mi piacerebbe portare pure in live, quindi ci sta. Diciamo che la Nintendo mi ha, tra virgolette, mi ha sentito e così mi darà la possibilità poi di portare la trilogia di Ninja Gaiden, anche perché sono veramente tosti e difficili. Voi sapete, va benissimo, va benissimo. Ah, ti volevo chiedere solo una cosa prima che vai via. Una cosa prima che vai via, Safi. Il porco schifo che l'altra volta avevi mandato, se ti interessa, vuoi che lo metto come audio? Così almeno magari la gente vuole, se vuole mettere... vuole far sentire il tuo audio, se mi dà l'autorizzazione lo metto, se no come vedo, non insisto. Il giocatore è rimasto bello, sì. Forse l'unico, uno dei pochi, se non l'unico, che... Se vuoi rimandamene un audio, se non ti piace quello che hai mandato, che lo mettiamo tranquillamente, te lo metto. Dicevo, forse è uno dei pochi annunci, se non l'unico annuncio che veramente mi ha soddisfatto. Il porco schifo si diffonde, va benissimo. Va bene, te lo metto perché... Abbiamo messo il cazzo di Golden e va a finire che mettiamo anche il tuo, perché non metterlo? Quando si parla di mangiare si è tutti pronti in tutti i primi anni. Il ristorante che fa brasiliano e sushi. Brasiliano che fa sushi. È come se io adesso faccio, che ne so, sono italiano, vado a fare la cucina pakistana. Ok, va bene. Cucina pakistana, ma che buona. Non l'ho mai mangiata, non posso dire se è buona o no, però fa un po' strano, posso dirlo che fa... No, non posso, vabbè. Non posso dirlo. Non posso dire che fa un po'... è strano, vabbè. Fanno sia brasiliano che sushi, insomma, vedi. Ma sei sicuro di fare questa cosa? Non è che magari vuoi cambiare idea? Che devo fare qua, mo? No, non ho capito, ragazzi, devo fare qua. Ma si è buggato? Ah, ecco, devo prendere la parte giusta. No, è che non riuscivo a capire da dove devo girarla. Poi ho visto poi dove devo girarla. Io sto appunto non ci sono arrivato, quindi non so per niente. Ok. Il serpentone si sta agitando, avvocato, mi sto agitando. Vediamo che succede, no? Ok. Odino ha fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma... non gli fa male. Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gol. Essere buono. Vuoi che glielo chieda? No. Chiedigli solo di Jotun. Ma io non lo so, non fate spoiler, ragazzi, Auguratemi buona. Minchia, guarda che roba è. You're more in me.
diciamo che sta digerendo abbastanza. Ha mangiato e adesso sta digerendo. Però quel digerire è una lingua. C'è un po' di gas in corpo, ragazzi. Ok. Nei concorsi di lutto libero vincerebbe tutte. Senti. Ah, ci sta spostando. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Ok. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul... Sto andando, portale. Non ho capito. Ha detto gol. Ah, un tifoso allora. Esatto. Però che figata, ci sta spostando lui. Saggezza, capirono. Ma che strano. Ma che bello. Scalpello. Solo la... Ma che strano. Magico apre il portale. Guarda. Non so dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Oddio, non so neanche dove guardare, quanto è strana sta cosa. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Non ho mai parlato l'antica lingua da sobrio. LOL. Vabbè, che giustamente si sarà sempre ubriacato questo. Aspetta, guarda. L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. In diretta stavo a guardare che si è tolta anche un po' d'acqua. Bene, bene. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Non possiamo ringraziare il tizio? No, niente, vabbè. Comunque, facci sapere poi com'è sto... Anzi, vengo poi nelle tue live e chiederò com'è andata poi questa avventura, disavventura o avventura nel mondo della digestione, della... Nel mondo del... come si chiama? Del cibo brasiliano sushi areano. Ma sto andando bene o male? Infatti sto a fare una cazzata, non devo dire... Certo che stai tranquillo davanti a un serpente così grande da poter avvolgere tutto il mondo... Vabbè, ma Kratos lo sappiamo tutti quanti. Kratos è... non è umano. È un semidio. Anzi, forse qualcosa in più pure. Qualcosa di più pure di un semidio. Voi e i volpi, ma buon salve, volpi. Come la va? Questo sta sempre qua, questo sta sempre dove ci troviamo sempre. Cioè, dove andiamo ci sta sempre, in mezzo alle scatole. Secondo me è lui il vero boss. Oh, quasi dimenticavo. Brock, il nostro nuovo amico... Grazie, Dave. Lo conosco. Oh, perché non l'hai detto? Lui sa perché. Io so perché. Tu sai perché. Silenzio. Ma scusami, ma io sento... Sai, mi pento di avervi presentato. Perché sento due volte parlare? Potete fare pace. Non sarà successo una cosa tanto terribile. In fondo siete parenti. Non farmi il predicozzo. Non sono stato io a dimenticare quello che rappresentava il nostro nome. Le armi che abbiamo creato. Prima ho sentito due voci. Sono state leggendarie nei nove regni per così tanti anni che ho perso il conto. Ma dove sta il fratello? Non farmi il predicozzo. Ma non ci sta il fratello insieme, no? Cosa? Un brutto niente. Non hai un altro posto dove andare. Oh, ma vaffanculo. Fate molta attenzione! Ma io gli devo rispondere male a sto tizio ogni volta, no? Mi risponde sempre male. Non gli ho fatto nulla. Ah, la testa che è incinta risponde. Infatti, dicevo, strano. Però minchia, gli devi sempre rispondere male a questo, si conoscono comunque, vabbè, capito. Ma io scusami, adesso dove devo... Io devo andare di qua. Allora, io se esco qua fuori mi dà. Che devo uscire fuori. Dove devo andare adesso? Lo vedi? Che non ti rilascio in testa e finisci di parlare. Una bella idea. Oh, ciao, una rana. Ok, uccidiamo. Dicevo, ma adesso dove devo andare? Devo andare là. Forse devo andare di qua. Ah, là forse. Ma se scendo qua schiatto. Aspetta, perché devo capire dove bene devo andare. Penso che devo andare di qua sotto. Scendiamo ancora un altro po'. Da me. Arrivo. Oh, uccello.
La volevo prendere, niente, ci riesco. Comunque, che mi dici di bello, Wolfino? Sei arrivato tardi per fare quella cosa. Seguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Non c'è più. Non c'è più niente da fare. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Non mi hai mai detto perché cosa. Beh, devo capire che. Perché lei mi colpa in gran parte delle circostanze attuali, non ha tutti i torti. Non corre del buon sangue, immagino. Tutto ma anche del buon vino. Durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Uccelli. O te la posso raccontare più tardi. Oh, pesce. No, che è già morto, quindi. Che lo uccido a fa, tanto è già morto. Ma tutto bene, dai, ieri la rana è andata male, almeno è stato potuto. Ma ti ho visto qualche giorno fa che stavi streamando a mezzanotte quasi. Come mai? Che stai facendo di qui? Voi strano? Che siete vivi! La mia amata Gulvig mi chiama a sé. Desidera essere in pace, eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa. Proviamoci. Dobbiamo raccogliere le sue ossa. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Vi può riunire con chi avete perduto. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Ah, ok. Ok, ho capito perché. Tre ossa della mia dolce Gulvig e le spalmagliarono per il lago. Ma aspetta, ma mi sei fu... Ma io non... No, raga, non lo sto capendo. Non devo andare di qua, allora. Allora, dovete sapere che sto gioco c'ha il radar per sapere dove devi andare, che è un casino. La mappa come si faceva a mettere? No, qua ho sbagliato. Mi sbaglio sempre a schiacciare il tasto. No, non voglio questo. Come si faceva a mettere la mappa? Mappa, ok. Allora, io sto qua, tu stai là e Shawaller a papà. Guardate, tu guarda me, io pesce scule, devo fare giusto. Dove stai? Da dove stai giocando? PlayStation 4. Godo fuori è solo un'esclusiva PlayStation 4 alla fine. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ok, andiamo. È solo un'esclusiva PlayStation 4 alla fine. Che cazzo è sta roba? Non posso andare via? Così non ci seguo almeno il tizio. Fanculo che non lo batto, ma non mi interessa. Se non porta esperienza me ne posso prendere via. Che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. Ok, ti posso aggiungere. Sì, anche se non gioco online su PlayStation 4. Mi chiamo sempre su come il nick Superman Bros. Però non ci gioco su PlayStation 4 online, perché visto che comunque c'è un gioco. Che, cioè, visto che gioco molto PC e non pago l'abbonamento, i giochi li pago un po' di meno, quindi non lo sfrutto tanto. Forse l'unica cosa che gioco online, che poi la posso giocare naturalmente pure su PC, è Rocket League e Warzone. Ogni tanto faccio una warzonata per i fatti miei in privato, perché non lo porto online. Però se ti interessa, colmo di vergogna e rimorso, mi puoi aggiungere tranquillamente, non è un problema, anzi. Poi ti ripeto, lo stesso nick, cioè. Pagare per litiga, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di nuovo, lontano da casa. Thor. E poi, chi gioca adesso? Ci giocavo tempo fa. Ci giocavo... l'ho abbandonato poi. Anche però se ci ho fatto una quarantina di ore di gioco sicuramente. Però l'ho abbandonato tanto tempo fa, sempre. Parlo di prima di quando andavo a Torino, quindi un anno e mezzo fa quasi. Oh no. Sì, quasi un anno e mezzo fa. No, forse pure di più, quasi due anni che l'ho abbandonato. Cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità. Diciamo che quando ho cominciato a essere free to play, l'ho provato a giocare, mi divertiva, però comunque la tipologia di giochi che li gioco ma non mi fanno
Non dico impazzire è brutto, perché non è impazzire, ma non mi fanno... Non mi smuovono così tanto dentro. Anche se l'inizio, dica la verità, è bello... Cioè, quando lo inizi è bellino da giocare. Però dopo, quando poi continui, ci sta sempre quella meccanica in cui... Al tuo segnale. Devi lottare, trovare la roba interessante, buona. Che cazzo è sta cosa? Non sono pronto. Ma è un lupo mannaro. Mi rubo mannaro, raga. Poi Kate, ma buon salve. Come la va? Che mi dici di bello? Che mi racconti? Mi vede sempre di meno. Come mai, che è successo? Lavoro. Racconta, racconta. Siamo curiosi. Devi sapere che Kate è una ragazza che da molto che ci si conosce. E io ci ho fatto tanto minuti e vabbè, ultimamente è un po' più difficile vederci, però immagino che questo sul lavoro per dire cosa ci sta e niente, è sempre stata una persona simpatica e tutto, quindi ci sta. Infatti mi dispiaceva che non ti vedevo più. Intanto il corpo si vede sempre, sì. Mi sono bloccato, ragazzi. Mi sono bloccato leggermente. Minchia, l'ho buttato fuori. Gli ho fatto un keio. Uno scalpello. La punta, sì. Uno scalpello davvero enorme. Perfetto. Andiamo di qua. Distruggiamo questo. Non c'è niente. Maledizione. Werewolf, there, what? There wolf. Del castro, what? Sono dato che ti piacciono dei più giochi in solitaria. Sì, mi piacciono qualcosa di online mi può anche interessare, ma non mi piacciono molto più i single player, effettivamente, dico la verità. Multiplayer, il problema è che alcuni, cioè io sono un giocatore da a me, ve lo dico. Frankenstein Union, ok, non sai quel film, ancora non l'ho visto, lo devo vedere, mannaggia me. Mancanza di tempo, quando ci esco ti osservo dall'ombra, aia. Devo essere, non so se sono contento o sono un po' timoroso. Dicevo, a me piacciono, allora, i giochi che piacciono molto, che mi piacciono anche sono i FIFA, i PES, i Warzone. Quindi ci sono giochi multiplayer che mi piacciono, ma non li porto. I Rocket League mi piace tanto, ma non li porto, perché comunque nel mio canale preferisco portare esperienze single player. Ma non è Fidek, è butta. Che devo fare qua? Comunque buon salve. Hai visto che tu sei entrato anche nelle mie live, ci stiamo chiacchierando, stiamo un po' parlando di tutto. Ok, prendiamo questo. Al contrario, con questo gioco come te la cavi? Ni. Nel senso, il sistema di combattimento non è semplice, non è un gioco basta ti schiacci e attacchi, no, c'è molto di più. E ci sono un sacco di tasti e poi la visuale è un po' troppo ravvicinata, quindi non posso dirti che è comodo come gioco. Bisogna farci l'abitudine, tanta abitudine. Però ci sta, però è bello. Tamur era un gigante di ghiaccio. Tutti i videogiocatori preferiscono un gioco di single player. Non è così, ti dico, perché ci sono tante persone che conosco che non dicono la stessa cosa. Cioè, se in un gioco non c'è un multiplayer, non gli interessa. E infatti, per questo, ci sono giochi come Uncharted, come The Last of Us, l'1. In cui c'è una componente multiplayer, o comunque multiplayer, uno contro uno e altri giochi. Sono giochi, esperienze single player, l'hanno messo in multiplayer, certi tipologie di giochi per accontentare gli altri. Ma secondo me, come sempre The Last of Us Parte 2, che è un gioco single player e basta, secondo me è più interessante, è meglio consumare e usare tutte le energie per un single player fatto bene, che... un gioco che comunque poi hai
Poco possibile. Consumare tutte le energie che uno ha di cassa di sviluppo sull'atmosfera single player. Questo è vivo. No? No, non è vivo. Se non è rosso, non è vivo. Super Mario 3D World. Questo è... Ah, questo è lui. Io lo stavo già tirando una bella ascia in testa. Oh, guarda che ci sta qua. Ti ho fatto la domanda di Fito? No, 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 stavamo parlando di... Praticamente Vituzzo ha detto, ha chiesto, ma a te ti piacciono soltanto i giochi single player? Ho detto, no, mi piacciono anche alcune esperienze multiplayer, però devono essere esperienze multiplayer fatte bene. Cioè, nel senso, esperienze multiplayer che valgono la pena. Se voglio, invece voglio giocare un Uncharted, io non lo gioco per il multiplayer, lo gioco perché... è il single player che mi interessa. Invece tempo fa non era così. Tempo fa ci stavo molto più interesse a... a fare giochi sia single player che però magari avevano una componente multiplayer per accontentare quelli che... Ah, il gioco dura 10 ore, 5 ore. Se non c'è il multiplayer non lo compro. No. Non è così. Bello preso. E ci sto giocando. Sì, Super Mario 3D World, ragazzi, vabbè, lo sapete. Io lo aspettavo perché comunque secondo me sì. 60 euro non costa poco, ma non è una versione come per esempio... Zelda che dovrà uscire, Skyward Sword, che è stato preso e messo su Switch. È stato rimaneggiato, hanno aumentato la velocità di gioco, puoi giocare online. L'abbiamo detto già con queste cose, senso, lo stiamo ripetendo da quando è uscito. Quindi c'ha senso comprare 3D World. E ci sto giocando e lo giocherò tantissimo, cioè, farò un sacco di ore di gioco. Non so più quanti ce n'ho in questo momento, comunque sono un bel po' secondo me. Cosa facciamo? Prima o poi ci sono troppi stream su FIFA, poi si diventa non si diventa origine con FIFA. Infatti anche quello è un mondo difficile, perché FIFA o devi essere un giocatore tipo sei Gesù Cristo, o se no devi creare qualcosa di originale su FIFA, ma non riesci a trovare, perché cioè non riesci più a creare nulla, perché se tu non porti la modalità quella là che devi comprare i personaggi, là che tu trovi i personaggi e devi... con le buste, con le bustine, come cazzo si chiama, i FIFA Point, queste cose qua. Se non trovi quella modalità là, non so come si chiama, su PES si chiama My Club, su quello come si chiama, su FIFA, aspetta. Siete più, secondo me ne sapete più voi di sta cosa, io non mi ricordo. Ma. Come cazzo si chiama, FIFA? Il Toti mi viene non è Toti. Comunque FIFA, quella modalità là, quella che appunto... giochi online e tutto. Se non porti quello, vuoi portare, devi portare l'allenatore, ma l'allenatore lo fanno un sacco di gente. Se non porti quello, che porti? Nient'altro, perché non c'è sta nient'altro. Cosa facciamo? Io se fossi noi porterei una serie su... tolgo tutti i falli, tutte le munizioni, facciamo chi è che si fa espellere prima. Per me quella è la cosa più bella, cioè la prima persona che si fa espellere prima in partita vince la partita. Quella io farei una cosa del genere, quella è la cosa divertente per me. Quella è una cosa divertente. Poi... certo, o ti metti a fare single player con le palle, se no ti butti su multiplayer e ti dico a quello. Bravissimo, bravissimo. Il problema è che il mercato multiplayer c'è sta tanta gente. Dopo un po' il multiplayer rompe, effettivamente. Io dopo che faccio Warzone, all'inizio ci gioco, mi diverte. Dopo 40 minuti, 50 minuti, ragazzi, mi viene voglia di togliere il gioco. Non ce la faccio più a continuarlo. Io come prossimo gioco porto Resident Evil Village. Ci sta, però aspetta, quando è che esce? Aspetta, non esce presto, esce fra un po'. Non mi ricordo adesso quando. Ho visto un meme nel gruppo Nintendo. Guarzonata, e si gode. Io dovete ancora il cambio voce, come si chiama? L'autotune voglio mettere. Tanto che le sto leggendo, poi dopo continuiamo a giocare. Ho visto un meme del gruppo Nintendo Switch Italia, ma ti rendi conto che hanno paragonato il remake di Demon's Souls con il remake di... Wolfie, trovami è un ordine subito, trovami sto meme, voglio leggerlo in diretta, lo voglio commentare in diretta. Mi devo incazzare stamattina. Io stamattina mi devo incazzare. Guarda questo occhiaio, guarda le occhiaie. Per colpa di Berserk, guarda. Stamattina mi devo incazzare. Subito, vamola a cercare subito.
Ragazzi, preparatevi che mi incazzo. Sì, Berserk, il manga anime. Lo sto rileggendo perché ultimamente sta tornando in auge tramite dei Twitch, delle persone che streamano e tutto. Allora mi ha fatto voglia di rileggerlo, perché mi ero scordato, perché l'ho letto 4 anni fa, 5 anni fa quasi. Quindi volevo rileggerlo. A maggio esce. A maggio, ok, non è tanto lontano comunque. Pure io lo porterò sicuramente Resident Evil Village. Anche se mi piacerebbe portarlo col VR. Io comunque porto tutte le novità di tutte le console al day one, ci sta, infatti è bello per quello. Infatti è bello per quello. Poi mi farò una passeggiata, ti metto. Vediamo un pochettino. Ti metto un followino, così poi dopo vengo a vedere quando fai le live e tutto. Allora. A me sembrava che seguivo solo io. No, Berserk. No. Non penso che sei l'unico, anzi, Berserk ci sono un sacco di, come si chiama, di persone che lo seguono. Non sei l'unico. Lo facciamo. Ok. Andiamo avanti, che così almeno vediamo un pochettino che esce. Che esce fuori. Ok, andiamo. Pulvera a sinistra. Questo il livello di questo è più tosto, ragazzi. No, quanti ce ne stanno? Quanti lupi, Cin? Avete visto quanti lupi, Cin? Ok. Quanti uccelli, Cin! Ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti! Ragazzi, faccio una cazzata perché devo prima ammazzare secondo me quell'altro. No, io volevo, sai che stavo pensando ultimamente, tu. Volevo giocare al gioco, quello che è uscito per come si chiama, su Dreamcast. Vedete che è uscito un gioco su Dreamcast, su Berserk. E forse mi ha detto che forse dovrebbe essere il migliore. E quindi infatti è altissimo, non so perché è cambiato volume. Non ho fatto niente, ma è cambiato volume. Ok, uno l'abbiamo ucciso. I lupi! La prima volta che appaiono i lupi, non so. C'è lupi su lupi, vabbè, scollo. No, perché dovete sapere che secondo me quello che chiedeva Vitursu, secondo me è la versione quella che diceva su PlayStation 4, che era un Mufu, che io l'ho provato ai tempi. Ma PlayStation 4 o PlayStation 3, non mi ricordo. E l'ho provato, ma non mi ha fatto impazzire nulla. No. Non, in meno tu non mi piace. Io invece so che comunque c'è proprio quello su Dreamcast che mi hanno detto che comunque è veramente bellino. E quindi ho voglia di prenderlo. Ma quello lo porteremo. Se è un titolo valido e tutto, lo portiamo sicuramente. Sì, un Musu, sì, lo so. Ripercorre molto la storia originale. Sì, adesso mo leggiamo, ragazzi, leggiamo tutto. Vediamo queste persone che hanno scritto. Siete curiosi di vedere? Neanche io. Io devo preparare già i dischi da rompere, perché sono sicuro che devo rompere qualche gioco, ragazzi. Già lo so. Me l'hai mandato su Instagram. Già l'altro giorno abbiamo salutato COD, Call of Duty, il disco di PlayStation 4 di Call of Duty. Oggi mi sa che dobbiamo distruggere qualcos'altro. Ma non mi ha mandato niente. Non mi appare nulla, Chicco. Ah, me l'hai mandato su... No, tu hai scritto direct. Perché hai scritto in direct? Ok. Vediamo un po'. Ma mi sa che mi devono accettare però, Se io mi iscrivo al gruppo. Non lo posso vedere. Devi fare la. Non posso leggere. Devi farmi lo screen. Se mi fai lo screen posso leggere, se no non posso leggere. No, non ci sono. Cazzo, non ci sono. mi devi mangiare lo screen. Fai lo screen, bravissimo. Appena mi fai lo screen posso vedere. E lo leggiamo insieme. Se riesci, fai.
Eccolo. Ok, sì, però aspetta. Ok, ma mi servono i commenti, cioè la gente che ha scritto. Non ho capito sta cosa. Allora, questo è il meme, adesso vi faccio vedere il meme. Questo è il meme. Wow, è incredibile, Demon's Souls, 70 euro, 12, un gioco vecchio di 12 anni, un remake che rimette tutto al posto originale. No, questo gioco è troppo vecchio, non, come si dice, non deve essere comprato a prezzo pieno. Scalpers World 60 euro, 10 anni vecchio. Un remastered che all'originale, che alla versione, cioè ha le texture tutto originale, però in HD. Ok, ma infatti è giusto così, cioè nel senso, hanno fatto un lavorone su Dark Souls. Cioè, se uno mi dice che comunque hanno fatto una cosa stupida con Demon's Souls, magari la gente è contenta per Zelda Skyward Sword, secondo me c'hanno il cervello che non gli funziona, ragazzi. C'hanno il cervello che non gli gira. C'hanno l'omino del cervello che non gli parla. Sta in coma. Cioè, non c'ha senso, ragazzi. Ripeto, Demon's Souls, quello che hanno fatto è un ottimo lavoro, anche perché non è stato compreso Demon's Souls ai tempi, anche perché non è stato neanche pubblicizzato troppo, perché comunque era il primo della saga di Dark Souls, la gente non sapeva di che gioco era, perché la saga di Dark Souls è diventata Dark Souls col primo Dark Souls, con Demon's Souls non ancora. Invece sì, ci sta pure Zelda Skyward Sword, che la gente non l'ha comprato tantissimo, però molto di più secondo me anche di Demon's Souls, perché comunque è molto più conosciuto come saga. Ai tempi Demon's Souls nessuno se ne inculava, nessuno sapeva. E ci sta. Forse l'unica cosa, sì, può essere il 70 euro di dollari, comunque di euro, perché comunque il cambio 71 euro, 72 euro, non so quanto costa in Europa. Ci sta che comunque costicchia un pochettino. Però ragazzi, effettivamente hanno fatto un lavorone. Cioè, merita veramente, merita davvero. Merita davvero, ragazzi. Allora, non voglio leggere, non voglio leggere, far vedere le scritte, però voglio leggere soltanto quello che c'è scritto. Allora, questo qua è il meme, da un'altra pagina che non voglio far vedere perché ci sono dei nomi e li dovrei censurare tutto, non voglio. Leggo quello che c'è scritto, ok? Fidatevi di quello che dico io, nel senso, ce li ho, non voglio far vedere i nomi perché giustamente se ci sono dei nomi non voglio rompere le scatole a queste persone. Allora. Cioè, io capisco essere fan, ma fanboy fino a questo livello no. Ma siamo seri? Un remake fatto da zero con un motore grafico diverso contro una remastered, che in realtà sarà solo un porting di merda. Ma che problemi avete? Peccato che Demon's Souls sia rifatto completamente a zero. Infatti, quello che sto dicendo. Beh, questo non ha detto niente di strano. No, non ho capito. Più o meno non ho letto. No, non ho capito, ragazzi. Ma infatti, non capisco. Cioè, stranamente. Che poi. Ma ecco. Ho visto una cosa, ragazzi. No, ho visto una cosa. E questo lo dovete sapere, ragazzi. Questo. No, no, no. Ma ragazzi, dovete sapere che quando è uscito su Wii U, cioè su Wii, Skyward Sword. E qua ragazzi, qua incominciamo veramente a incazzarci, eh? Skyward Sword Bundle. Ragazzi, voi dovete sapere che quando è uscito Skyward Sword, qua mi tolgo gli occhiali perché qua mi ci incazzo, ragazzi, qua mi incazzo, ma qua mi incazzo serio, mo. Qua mi incazzo serio, quando è uscito Skyward Sword c'era il bundle, questo bundle che vedete voi. Vediamo se riesco a far vedere un bundle. Ok, lo vedete questo bundle, ragazzi? Lo vedete questo bundle? All'uscita costava 70 euro, 80, 70 euro. Però avevi, ascoltate bene, gioco, CD con la musica,
avevi il controller col Wii Motion Plus, che serviva per forza il Wii Motion Plus, il cazzettino che normalmente tu devi attaccare sotto al Wiimote normale, lui ce l'aveva integrato. In più ha coreografato con lo stile di Zelda, dorato, tutto alla cifra di una settantina d'euro, 80, comunque non costava, cioè costava, perché il gioco costava 60 euro normalmente, però con una ventina d'euro in più tu avevi il bundle completo. Ok. Adesso esce il gioco, 60 euro, e escono i controller, 80 euro, perché sono 40-40. Adesso, secondo voi, quanto ci sta mangiando Nintendo su sta cosa? Cioè, stiamo scherzando? Comunque, buon Salvinin. No, 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 no. Console, no. Secondo me 70 euro ci vale. 70 euro ci vale. Sono in macchina, non ti sento, ma leggi. Mi leggi, leggi tra mano. Buon salve. Allora, non concordo niente, è un gioco di ultima generazione di fatto competenza. Infatti sì, c'ha senso ragazzi, c'ha senso, anche perché non tutti l'hanno giocato Dark Souls, Demon Souls, quindi ci sta a pagare 70 euro ed è rifatto tutto. Questo no. E ripeto ragazzi, questo costava 79 euro mi pare, 70-79 euro, comunque costava un prezzo onesto e ti davano il bundle di Wiimote, CD musicale e il gioco. L'ha chiuso in una scatola bellissima poi, ragazzi. Già è bellissima pure la scatola. Io questa avevo comprato, questa versione, che poi ho rivenduto, sono stato un coglione. Ci stiamo rendendo conto, ragazzi. Infatti ci sta proprio il meme, c'è scritto 70 euro, Nintendo 2011, 70 euro, ti danno il gioco, il controller, il soundtrack, il CD. Nintendo 2021. Il gioco costa 60 euro e i controller 70, però dovrebbe essere 80 poi. Nicconi, 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 nicconi. Questo è. Quindi ragazzi, cioè, non scherziamo. Non scherziamo. Allora, buon salve Ale, buon salve. Ah, mi hai fatto anche la richiesta, poi dopo l'accetto, un attimo solo. Sei tu Screcchino, sì? Fammi sapere se sei tu, che almeno poi ti accetto. La discussione sul prezzo giochi non la capisco. Prima cosa, nessuno ti costringe a prendere una cosa che la reputi costosa. Poi pagare un buon gioco 70 euro che ti interessa per un. Aspetta. Sta discussione sul prezzo dei giochi, io non la capisco. Prima cosa, nessuno ti costringe a prendere una cosa se la reputi costosa. E poi pagare un buon gioco 70 euro che ti interessa per ore. Non mi pare un'esagerazione. In che senso? Aspetta, non ho capito. Prova un attimo a sistemare meglio, che io magari ti comprendo, io non sono subito uno che pinchi, attacca, capisce. Magari prova a riscriverlo, magari riesco a capire bene. Colpa mia, che non so capire. Magari perché sto pensando a mille cose. Aggiungimi che poi ti passo per stasera. In che senso? No? Cosa? Ah, ok, sei tu, Viduzzo, benissimo. Ma certo che si era preso. Ah, comunque prima non ho risposto, ma The Medium lo voglio provare prima, eh. Cioè lo voglio giocare, mi interessa. Quindi è un gioco che prima o poi lo voglio portare anche, però lo porterò la sera, quando farò le live serali. Ancora non so quando, dove, come, perché, quando, chi, perché, però lo voglio fare. Allora, ma certo, l'ho preso pure io per PlayStation 5, ma dai, 60. Sì, ragazzi, ma. Oddio. Fa senso vedere sta cosa così Como vicino. Genji? Allora, ragazzi, voi l'avete giocato? Console, parlo pure te. L'avete giocato Demon's Souls su PlayStation 3? Se l'avete giocato, allora può essere che ci può stare. Ma se non l'avete giocato, perché non pagarlo a quel prezzo? Io parlo con la cognizione di causa. Se l'avete giocato è un conto. Se l'avete comprato ai tempi e l'avete comprato e pagato. Se no, non c'è senso quello che si dice. Secondo me. Cioè, 70 euro ci sta tutta la vita. Perché comunque i giochi adesso costeranno 70 euro, ragazzi.
No, non è un obbrobrio. No. Vituzio, no, ha detto una cosa brutta. Dì che hai scherzato perché è una cosa brutta, hai detto. Te lo dico perché, dai, si scherza, si ride. Se mi dici che Demon's Souls su PlayStation 3 Atreus, fa seguimi. schifo graficamente, non... mi Arrivo dispiace, non è così. Infatti, si scherza. No, perché mi sta venendo in corpo, mi sta venendo in corpo. Fanculo, eh. No, perché veramente non esiste che... Cioè, devi sapere che Demon's Souls, i Dark Souls, fino al Dark Souls 3, si basano tutti sulle texture di Dark Souls, di Demon's Souls. C'è un gioco che è uscito nel 2009, e il gioco è poi nel 2016, 2017, quando si sono basati tutti sulle texture di quel gioco, di Demon's Souls. Questo gioco si chiama God of War, sì, è God of War si chiama. È il capitolo... è l'ultimo capitolo, però Alifa che si è candidato alle comunque nuove opportunità. che continua l'avventura. Non si parla più di che si sta in Grecia, quei dei greci, ma si sta nella come cazzo si chiama? Nella cosa norrena, la come si chiama? La mitologia norrena. Sarebbe il 4, sì. Io ho provato direttamente su quello su PS5, purtroppo, però ho provato anche la versione PC da poco. Hanno fatto un capolavoro, confermo. Sì, l'ammiglioramento grafico ci sta, ragazzi. Il miglioramento, no, ma questo non mi serve più. Il miglioramento grafico c'è stato, ma non si può neanche dire che faccia così cagare la versione quella PlayStation 3, perché la versione PlayStation 3 si basano tutte le texture dei giochi dopo, quindi no. Allora, come serve? È un 3 e un R al contrario. 3 e un R al contrario, ok. 3 R al contrario. Scusate che sto un attimo impegnato, che sennò qua non vado avanti. 3 R al contrario, al contrario. 3 R al contrario. Guarda, già ci sta. Ah no, questo così. 3. L'ultimo dove stava, ragazzi? Ah, era questo. No? No, ragazzi, aspetta, ho sbagliato un attimo. Non è questo, forse, sta qua? Un attimo che devo capire bene come funziona qua adesso. Se io giro questo di qua, che fa? Eccolo, mi sa che questa è la R al contrario. Sì, questa è. Perfetto, abbiamo liberato il passaggio. Andiamo a prendere questa roba. Atreus ha la voce troppo profonda per essere un bambino, infatti, quello è vero. La Grecia non c'entra con la mitologia norrena. Sono popoli nordici. Sì, no, ma no, quelli precedenti, i God of War precedenti, Kratos vive e combatte in Grecia. Poi lui si è trasferito per trovare la pace, la serenità, tra virgolette. Ed è andato in Scandinavia. Questo è tutto. Nel senso che pagare un gioco 70 euro fatto bene come Demon's Souls o questo altro gioco non me ne pare un'esagerazione. Calcolando il lavoro che ci sta dietro, il rapporto di quale prezzo, sì. Sì. È quello che infatti stavo dicendo. Ma che è qua? Ma ragazzi, ma... Non è un gigante? Ragazzi, mostro, guardate, ma è un gigante. Tifosi insetti. È un gigante. Prendi un po'. Sono stato bravo, vero? Meglio. Guarda, questo gioco lo fanno per PS5. E metti costa 80 euro, lo prendessi, lascia stare la differenza tra i due dito. Ma guarda che già su PlayStation 5 già c'è. Già c'è. Solo che la versione che è la stessa identica versione, solo che però l'hanno rimaneggiato con le texture. L'hanno messo in 60 fps, hanno fatto tutte le modifiche. Come Strano, si sei nella chiama? terra dei giganti del ghiaccio, no? O un gigante. Non lo sapevo. Come si chiama la terra? Pare. Terra dei giganti. Un Davvero? gigante. Non saprei. Alquanto strano e misterioso, oserei Senza dire. offesa, ma penso Provarli. che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi,
Trova un modo per rompere il ghiaccio. Pisciaci sopra. Non so che dire. Ok, cerchiamo questo insetto. Me l'ho detto apposta, se c'è un insetto, non so nemmeno veramente l'ho schiacciato proprio. Ma non mi fate venire i colpi così all'improvviso, eh? Mentre di farsi in giro per il polizia. Sì, ma sapete voi come si fa a fare il polizionismo, non lo conosco. Quindi mi dovete dare la mano voi. Voi che siete in chat mi dovete dire. Cosa mi devo dire? Andiamo, alzati in piedi. Ok. Non mi ero reso conto che mi ha fatto tanti danni, mi ha fatto tanta bua. Mi ha fatto la bua, ma che bua. Ma che danni, ma che brutto. Mi ha sdrenato, mi ha fatto male. Minchia, mi ha tolto... Raga, mi toglie una mezza barra di vita, sto merda. Cioè, il drago mi toglieva di meno, ragazzi. Non sto scherzando, il drago mi toglieva di meno. Mi toglieva di meno. Sì, però 3 contro 1, cioè, sei un po' stronzo. Senti, tu me lo cazzo, ma. Vieni qua che ti rompo, ti rompo. Guarda, non faccio danni. Non faccio danni. Vieni qua, ti rompo. Vieni. Vieni chi da morto. No, non l'ho ucciso. Ma non puoi fare. Il problema è che non puoi fare la domanda, perché comunque è un gioco che è uscito di recente. Se fai una domanda del genere dovresti fare su altri tipologie di giochi, non puoi fare una domanda su questo. Capito? Cioè, per esempio, è uscito. Forse l'unica una cosa del genere potresti farlo su Devil May Cry, perché mi pare che Devil May Cry è uscito anche la versione quella appunto PlayStation 5 a parte. Però quella tipologia di giochi, quei giochi sono destinati a chi non l'ha giocato ai tempi, questi giochi. È normale che io, siccome per esempio Devil May Cry 5 l'ho finito anche in live, l'ho giocato e l'ho finito in live, mai che non lo comprerei. Ma c'è persone che magari non l'hanno giocato e vogliono recuperarlo, o lo potranno recuperare più in là e lo recupereranno così. Ok. Sei incazzato, voglio. Minchia, devo battere questo, mo. Mi sa che qua è un po' problematico, ragazzi. No, aspetta però, aspetta. No, aspetta, mi sa che ci stiamo un attimo confondendo, perché in questo momento ci stiamo un attimo confondendo. Allora, se tu hai il gioco o la copia fisica, o comunque c'hai il CD, o comunque c'hai la versione della PlayStation 4, ci sono dei giochi e tu non devi comprarli. Se ce l'hai, scarichi gratuitamente la patch. Quindi, PlayStation 5, se tu per esempio questo gioco ce l'ho, come ce l'ho io, no? Che l'ho comprato, mi pare, in digitale. Tu prendi la patch, non devi pagare niente per la patch. Tu ce l'hai. Infatti, vedi questo. Sto facendo questo. Poi ci sono le versioni quelle specializzate che più non ma. Faccio questo regolo. Infatti ci sono tante persone che effettivamente stanno facendo così. Che magari hanno comprato FIFA per PlayStation 4, però con l'idea di giocarlo FIFA su cosa? Su PlayStation 5. Quindi hanno risparmiato, perché sanno che su FIFA su PlayStation 5 costerà, che ne so. Ma hai rotto il cazzo però, mi ha rotto il cazzo che ho portato il frutto. Comunque dicevo, ci sono persone che magari con l'idea di comprarsi il FIFA invece di comprare 70 euro hanno fatto i turbi, l'hanno pagato già adesso 30 euro, 20 euro che sta scontato, e hanno l'update gratuito poi per la versione PlayStation 5. Non so più potere del ghiaccio. Ok, ci proviamo. Sto gioco sono ignorante, ragazzi, lo dico. Purtroppo sono veramente ignorante. La mia mancanza è che
È un po' un casino. Perché altro non capisco perché non riesco a fare tutti questi danni. Cioè, io dovrei fare molti più danni, visto che Kratos è Gesù Cristo, ma non riesco a fare danni. Io sto facendo l'occhio. Madonna. Oh, perché cambia da visuale? Non mi ricordo nella partita precedente che ho giocato. Vabbè, qua non ci sono arrivato, perché qua, però non mi ricordavo che era così tosto, che morivo in questo modo così facilmente e tutto il resto. Capisco. Oh, hai rotto il cazzo, eh? Vieni qua! Titi! Vai, vieni qua! Vieni, te spruno! Ok, è morto il tizio, non lo dico. Ma ieri l'onore... Ma hai rotto il cazzo col 333 Trugen, eh? Ma hai rotto il cazzo col 333 Trugen. Raga, guarda la chat, stavo sbagliando. Ma infatti sono troppo deboli, devo capire come fare per andare avanti. Non ha farmato. Ma ho provato a fare qualcosa, ma non ci sono riuscito. Sono veramente una siega. Me lo dico da solo, ragazzi, eh. Infatti per quello che mi serve una mano di qualcuno, perché sennò qua sto gioco non lo finisco. Quindi a finire veramente non lo finisco. Comunque, ma ieri Eleonora, che fan, girlava tantissimo. Vabbè. Posso seccarmi nel vocale? Allora, però non sto nel vocale mio, devi stare, sei su il Magna Civitas. Devi entrare nel Magna Civitas per parlare con me oggi. Chiederanno di mettere la reference, nel senso, per come sei, perché sei entrato dentro al Discord e tu dici, nelle live di Super Man Bros. E da lì poi accetta tutto quello che comunque c'è da leggere, il regolamento, e poi devi entrare in istanza. Poi per fare una cosa alla volta che ti dico. Oh, wow, è stato Sindri. Fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale. Che brutto gioco, capisco quel gioco dove Ares è un alleato. In realtà ho il dici? Di entrare nel regno. Ma di mica tanto. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Ma The Little Nightmare 2 ho provato? No, il primo ho giocato, non ho finito ancora. Non sembra funzionare. Non ho finito ancora il primo. Infatti lo voglio finire, lo devo finire prima o poi, veramente. Se no stavo pensando, appunto, se no lo portarlo di qualche gioco che si porta in poche ore, di registrarlo offline e metterlo sul canale YouTube. Almeno facciamo pure qualcos'altro di diverso. Lo faccio. Lo porto su YouTube, ragazzi. Tante volte dico sì, voglio portare video su YouTube, faccio. Perché comunque è molto più tranquillo e semplice e veloce da fare una live, perché comunque non devi tagliuzzare, non devi fare tutte queste cose, però sto pensando effettivamente, ogni tanto servirebbe pure fare qualche contenuto extra sul canale YouTube e quindi magari portare qualche gioco che finisce in poco tempo, di portarlo là. Da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve Zagreus Kratos. Eccoti, serve. Cioè, con una martellata, tac. Ok, fatto. Se adesso sei riuscito ad entrare dentro, devi andare in sala d'attesa. Appena tu arriverai in una sala d'attesa, che ci sono veramente stanze streaming, se tu ti posizioni in sala d'attesa, io ti trascino e ti faccio entrare nel mio come si chiama? Nella mia stanza. Poi ti dovrai smutare. Non mi hanno sbloccato nulla. Ok, un attimo che provo. Prova un attimo a scrivere. Aspetta un po'. Tanto sto qua, quindi devo per forza rimanere qua.
Non sei stato ancora accettato? Va benissimo, va benissimo. Vediamo un pochettino se riusciamo. Allora, intanto faccio vedere un pochettino che c'ho. Effettivamente sto veramente... Ragazzi, lo vedete pure voi quanto sto basso. Di tutto. Sto veramente bassissimo. Secondo me non ovviamente. Sto ancora a livello 2. Livello 2. Non so quanto sto di gioco. Non penso che sto prima ancora della metà, sicuramente. Ma sto a livello 2 e niente. Facciamo così un attimo, ragazzi. Allora, mi sposto un attimo sul mio Discord. Mi sposto sul mio Discord così riusciamo, dai. Aspetta un attimo. Vediamo un pochettino. Allora, non so se tu ci sei già nel mio Discord. Ti faccio un attimo un invito. Stai solo interpretando Atreus. Sì, certo. Allora, provo un attimo non altro Discord. Ok, poi ti invito un attimo. Stai buono. Vedi che ti ho invitato. Prova a entrare. Entra in qualsiasi stanza vocale e io ti sposto nella mia. Cazzo di Golden. Cazzo di Norman. Eccoci qua, ragazzi. Pure sentite anche il golderuccio. Allora. Scusate, questo è per Norman e per cioè... Cazzo di Norman. Si deve sfogare un pochettino, ragazzi. Dai, si deve sfogare. Cazzo di Lascia... Si Norman. deve sfogare. Basta, però. Cazzo di Golden. Vai, vai. Allora. Guardo la live o mi fai la condivisione? Così provo. Condivisione, non so come fartela, non so come fartela, veramente. Ah, Allora, semplicemente intanto. fai. Guarda, è la cosa più semplice del mondo. Vedi dove siamo noi? Sotto c'è schermo. Non mi tratta come uno scemo. Cazzo di Golden. Solo che volevo fartelo proprio la condivisione proprio del tutto il gioco, ma non lo posso fare. Non posso! Dividete la live. Come Bugind, buon salve. Fatemi una shout a Allora. Bugind, ragazzi, pure. Mi raccomando, Gindone nazionale, ci sta sempre. Anonymous pure, è arrivata pure. Scusami, non mi fanno parlare, non te fanno parlare. È arrivata pure Anonymous. Anche uno shout out Anonymous, ragazzi. Buon salve a tutti quanti i nuovi arrivati. Buon salve, buon salve. Allora, vai. Allora, intanto livelli in base alla potenza del tuo equipaggiamento. Ma non lo sapevo. Non si sa mai. Non si sa mai. Quindi, per ora, comprati tutto quello che ti aumenta proprio basic, forza e difesa. È quello che sto facendo. Non lo vedo io. È quello che vorrei Però, fare. diciamo, sì. E ovviamente potenzia, beh, arco e ascia, insomma, questo è abbastanza Scusa, fai prima a scontato. dirmi potenziati tutto, ma i soldi non ci stanno, non c'ho niente. Quanto c'hai? Tu Non lo vedo quanto spicci? c'è. C'ho 2 spicci. Allora. Vabbè che ti mancano anche i tizzoni, quindi. Vabbè, per ora prenditi quelli blu. Allora, vediamo un po', che qua mi dice... C'ho questo che mi mette un po' di difesa e vitalità. Prendi lo spallaccio l'unico dei nani. Sì? Sì. Perché Perché l'unico gli dà più. scala tantissimo. Cazzo, sì, rune... No, non è tanto per l'unico, ti dà più forza. Ti dà meno difesa, ma ti dà più forza, quindi per ora stai a posto. Ok, quindi. E prendiamo spallaccio, che sia lo spallaccio. Ok, equipaggio. Poi. Poi c'hai, Armatura a vabbè. braccio. Sempre Esatto. l'unico dei nani. Minchia, quanto me dà? Aspetta, vediamo. C'è sempre da guardare. Allora, questo favorisce la vitalità. Ok, sì. Runico e forza. Guanti Perfetto. l'unico dei nani.
Guarda che se non mi miro io niente, poi ti vengo più a casa, fidati. Ridi, tutto su sto caso. Ti migliora, tranquillo. Migliora. Poi, ci abbiamo sempre, come sempre, l'unico dei nani o altro. E faccio dei provi. Vitalità. O sono sempre l'unico e forza. La guerra. Guerra l'unica dei nani, giusto? Sì. Oh, stiamo aumentando di livello, GG. 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 GG, doppia G. Poi, pomo dell'ascia. Ok, vabbè, mo il tempo che vedo. Poi. Allora. Allora, questo è... Aspetti, leggo io perché sennò magari non riesco a leggere. No, a leggere, riesco a leggere, riesco a leggere. Ok. Allora. Intanto io bevo, intanto. Che Gina mi ha richiesto da bere. Lui beve. Ma in verità per ora pomo dell'ascia non serve. Potresti forse quello da guerra leggera. Che mi dà l'unico, però mi toglie un po' di forza. No, allora niente, lascia stare. Questo mi dà difesa, difesa. Allora, per vedere le levate di attivare un vantaggio inferisce una barriera protettiva che impedisce ai nemici di infliggere danni dopo aver scagliato l'area nemico. Ah, no, non ne vale proprio la pena. Oggi si può fare si può ballare sabato. Sì, però dopo live, cioè dopo aver finito di fine live facciamo. Solo dopo che avete visto la live del cazzo di Norman. Però ve lo dico, è cambiato, ma non è cambiato in modo sbagliato. Per avvicinare sia quello che è io, anche per voi. Ci sarà il ballo, ma il ballo durerà un minuto, ma sarà un minuto abbastanza ignorante e non c'è il copyright, quindi tranquillo, quindi non c'ho più problemi di copyright e altro. Dura solo un minuto, però sarà un minuto abbastanza edgy, quindi ci sta. Quindi, quindi ragazzi, più tardi, se lo riscatti lo facciamo dopo. Dopo lo facciamo. Devo ballare anch'io? No, 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 no. Allora, questo mi dice, vitalità, manico appesantito del ristoro. Quando fai no, un fendente non... del boia. No, guarda, lascia perdere, non ne vale la pena. È talmente poco quella vita che ti ridà che... Ok, quindi non serve adesso. Quindi... È come se ti mettono versassero addosso una goccia di pozione. Cioè, che te ne fai? Ok, quindi dopo devo ballare. Allora, talismano, fammi vedere che hai. No. Vai. Questo sarebbe bello, ma non posso. Dice bonus rabbia. No, fanno tutti cagare, lasciali perdere. Fanno tutti cagare? Come sì, te. Fanno tutti cagare. Li puoi vendere, se non mi sbaglio. Fanno cagare. Ah, ecco, vendi le cose vecchie, ovviamente. Questo va a vendere. Ma questo è il negozio. Ah. Prima fammi vedere prima che c'ho, poi dopo vendiamo. No, questo sono i suoi potenziamenti. Beh, non mi servono, scusami. No, no, tienitili da parte. Guarda se può potenziare il Leviatano e l'arco. Ok, sì. Perché ti conviene, diciamo, risparmiarti i materiali per quando avrai le cose quelle wow. Quelle belle? Ok, potenziamo ancora? Posso? Se puoi farlo, sì. Perfetto. L'arco del rimbambito. Le sue manacce sulla mia ascia. Va bene? Ok, ci siamo. Poi. Guarda come sta cambiando l'ascia. Artiglio, vai. Minchia, guarda quanto lo posso potenziare a lui. Eh sì. Devi anche prendere i vestiti di Atreus. Che palle, oh. Se li comprassi lui, andassi a lavorare a fatica, oh. Ma che cazzo devo fare? Devo pensare pure a mio figlio, ma pensa a te. Ma andassi a lavorare. Sì. Ok, per ora a posto. Adesso vediamo. Faretra, vado. Se la puoi potenziare, sì. Lol. Allora, poi vediamo un pochettino che ci sta. Vai, finiti i soldi. Argento, ma d'oro ce l'ho ancora. Ma scusa, oro. Che differenza c'è? Ah, no, XP è. Qual è l'XP? Devi prenderti le mosse. Le mosse. Ora, prima di fare cosa si usa, vendi. Ah, no, quella è scossa. Ok, che devo vendere? Vediamo un po'. Come si fa a vendere qua? Naggia 2, aspetta. Dovrebbe essere la terza opzione, se non mi sbaglio. O la vendi, no, vendi. Ok, vendi. Armatura a busto. Tutto quello che non usi più, vendi. Ma io non so se questi li uso o non li uso. Vabbè, quelli verdi non li usi, sicuramente. Vendiamo. Minchia, mi da 2000, tantissimo. 2000. Ma devo vendere, sì, così. Sì. Vendi.
Ok, quindi vendo, per adesso vendo solo quelli verdi, poi dopo magari vediamo quelli blu. E poi diciamo quando avrei qualcosa di viola venderei tutto quello blu, così almeno siamo, andiamo sul sicuro. Maschera, questi gli artefatti, questi che devo fare con questi artefatti? Beh, vediamo. Li devo vendere, no? Gli artefatti, sì, quelli... ah sì, gli artefatti sì, sono fatti apposta per essere venduti. La prossima volta ti faccio ballare anch'io. Lola. Guarda quanto di... guarda la maschera, 6.000. Guarda quanti ce n'ho di maschere, infatti, 6.000. Ah, cioè 6... ogni... ok, ok. Ogni maschera è 14.000. 1.000. Quanta roba c'avevo? Ma l'ho fatto una cazzata a pagare prima, devo prima vendere. Infatti. No, è uguale, o compri prima o vendi poi. Ok, vendiamo allora, sta roba. Incantesimi, questi li puoi vendere tutti. Tutti? Sì. Va bene, fanno vediamo. Tutti cacca. Mi spiace. Con questo nuovo look stai una favola, sei divino. Mi sa che stai guardando un'altra live allora. Mi sa che stai guardando un'altra live. Pezzo d'acciaio di svelto e morbido. Questo li posso vendere? No. Ok, no. E basta, allora. Ok, ora teoricamente potresti ripotenziare l'arco del bimbo merda. Anche la levitano no? Ok, il bimbo merda. No, levitano ti serve la cosa di ghiaccio. Allora, intanto vediamo che... Comunque, buon salve, anzi, scusa che non so se ti ho salutato prima o no, ti risaluto. Poi, mi sta venendo voglia di rigiocarlo. Che figata. Mi sa che fine settimana lo riprendo a giocare. Bravissimo. Giocalo, mi raccomando, devi giocarlo. La prossima volta ti faccio ballare anch'io, c'ho paura. Con questo nuovo look, ti stai una favola, mi sa che ti ripeto, stai guardando un'altra live, non stai guardando la live di Super Norman Bros. Perle, quel pirlone di Perl, Super Norman Fabio. No, non penso proprio. Ora è il momento di spendere i sudati punti exp. Ok, bisogna prendere roba allora. Sì, dalle... Adesso. Nuove. Abilità. Poi, dimmi quale abilità migliori. Aspetta, molto tempo che arriva. Allora. Ma questo l'ho visto, questo è figo, sta abilità. Però non so allora, se lo uso. No, allora, per ora potenziati lo scontro ravvicinato. Attacca a distanza, ci pensi dopo. Questo... Prendi tutto, tutto, prendi tutto. Tutto. Tutto quello che puoi prendere, prendi. Tutto. Ovviamente sotto, se guardi, per alcune mosse richiede un tot di runa, un tot di vita e bla bla bla. Quelli poi arriveranno dopo. Tu prendi le mosse, intanto. Mossa? La prendiamo. Scossa? Va bene. Mica, quanta esperienza ho accumulato? tanta. Non sembra, ma ne fai di exp. Eppure questi devo prendere, mo? Tutto, prendo tutto. Tutto. Mm-hmm. Tutto. Ok, li ho presi tutti. Di ravvicinati. Poi? Attacchi con lo scudo? L'attacco con lo scudo. Per ora, poi... puoi tenertelo da parte. Potenzia il nano malefico. Nano malefico. No, ho sbagliato. Così. Ok, il nano malefico dove si spotenzia? La terza voce, c'è l'arco. Proprio sua abilità, ecco qua. Tutto! Però, combattimento esperto dovrebbe essere... Vabbè, per esempio devi prendere tutto, quindi prendi tutto e via. Tutto. Prendo sì. Tutto di base, dai, così meno... Iniziamo di con calma. Cazzo di tanto quelli di Atreus costano poco. Un culo, 1005. Vabbè, dopo un po' sì. Allora, il danno da shock può essere contro tra nemici. Minchia, subito. Quello subito. Sì, bravo. Bravo. Leve Normandino. Ma che merda. Allora, faccio shock con un grande shock ai nemici. Fist reaction, shock. Le frecce provocano esplosioni più estese. No, non mi interessa. Le frecce di luce che sono queste, non mi interessa. Ma questo che mi faceva, aspetta, che un po'. Le frecce sono. Subito questo. Tanto quelle. Tieni conto, quelle che userei di più sono quelle elettriche, quindi. E ci sta. Ok. Potenziato al massimo. Giusto. Perfetto. Adesso, se non ci sta niente, che succede? Tieni tutti gli animi. Stai calmo. Guarda com'è cambiata l'ascia. Ma lascia perdere quella cosa, cioè, non mi interessa. Vabbè, era per dirti, oh, stai calmo. Allora, la calma, Golden. lo sapevo, ormai io e te siamo in simbiosi. Sì. Qualcuno potrebbe essere geloso in chat, di questo rapporto. Mi sa che non c'è.
No, 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 io parlo di altre persone. Perla sicuramente è geloso, anche Isma. Potrebbero essere gelosi di questa simbiosi che abbiamo. Strana simbiosi. Occhio, io te l'ho detto. Poi se ti ritrovi persone nelle tue live che ti dicono Norman è solo mio, altro, sei stato avvisato. Bene alla nuova posizione della gamma. Grazie mille. Oi, Alleanza Nerd, ma buon salve. Aspetta che ti faccio lo shoutoutino, Mister Rosso. Un attimo solo. Dove sta? Alleanza Nerd. Buon salve, buon salve. Ogni volta che faccio God of War passi sempre, però l'hai detto perché comunque è un gioco che ti piace tantissimo. Dovete sapere, ragazzi, che comunque Mr. Awesome è un ragazzo che già da tempo comunque è in questi lidi internettiani, perché c'è una pagina Facebook da più di 100.000 persone e c'ha pure un bel gruppetto dove ci sto Vi pure per io. lui, vi per E lui, te pareva vi rompere per con lui. lui, E vi da per poco che lui, comunque sta vi per iniziando. lui, vi per lui, vi per Posso lui, parlare? vi per lui, vi per lui, Cacala. vi per lui, Ha vi rotto per la lui, live. vi per Quella lui, parte vi erano per 40 lui, minuti vi per di. lui, vi per lui, vi per Cioè, stavo lui, dicendo una cosa vi per bella, lui, seria, e non vi posso per dirla, lui, va vi bene? per lui, Quindi vi per niente, lui, togliamo i vi per privilegi al lui, brutto fuori, vi per giusto? lui, vi per lui, Blink, vi per blink. lui, vi per lui, Minchia, lo metto a vi per 100, lui, mo. vi per lui, Madonna, lo vi metto a per lui, 100. vi per lui, Per leggere vi metto a per lui, 100, così vi voglio vedere se per poi lo lui, fate. vi per No, lo lui, fanno pure a 100, quello è il vi problema. per lui, vi per Quello è il lui, problema, lo vi fanno per pure a lui, 100. vi per lui. Sì. Ok. Dicevo, e quindi ragazzi, mi raccomando, visto che comunque è un bravo guaiungello e comunque streama e simpatico, passate anche nelle sue live, mi ci sta. Mi stavo abituando, io no, mi dà sempre fastidio. Comunque, dove devo andare, cazzo di gold? Allora, vabbè, Io vedo che qua, però. o ti fai il giro per raccoglierti le cose o vai avanti di trama. Ma dove cazzo devo C'è andare per trovare qualcosa di il treno? interessante nel deposito C'è il di Fafnir? segnalino. Ma ci sto Conferma. andando, ma non succede nulla. E guarda anche sopra, che succede sopra, sulla parte alta delle situazioni. Le situazioni non le vedo. Hai rotto la Vuperla se n'è lana, andato via. Atreus. Vuperla viene. Arriva. È quella tipica persona che viene in tutti i sensi, va nell'hotel, viene e se ne va via. Ti lascia il bigliettino. È stato bello, a mai più rivederci. Questo fa Vuperla. Fate la clip e poi mandatela, perché sono sicuro che Trump andrà pure in live. Quindi clippate e poi glielo mandate. Lo so già. Comunque adesso teoricamente dovresti fare del danno importante. Del danno importante. Eccolo, Vuperl. Sei arrivato. Stavo dicendo, io e Golden abbiamo un bel rapporto intimo. No, intimo no, però un bel Guarda, tu rapportino. mi manda il pesce, io gli mando il Siamo. pesce. L'altro giorno, no, ieri mi ha mandato anche il suo pisello di, no, dico l'arma che si chiama pisello, come chiami, perché è un'arma da fuoco, faccio vedere perché se no non ci credete, perché dice, Norma, sei sempre volgare. Vi faccio vedere che se no non ci credete. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Tu non lo sai, ma sotto quel maglione di natalizio Faccio vedere che se c'ho no poi la dite, maglietta Norma è volgare e dice le stronzate. Vi faccio di vedere. Super Mimmo. Guardate, faccio vedere. Lo vedete questa cosa che tiene in mano? Lo vedi? Mi ha mandato la foto del suo Pipo. Quindi lo vedete voi, per quello che sto dicendo, quindi non pensate male. Beato lui, lo vedi? Adesso ti beccherai la gente sotto la tua live, Golden, che Ok, dai. la Fa gente niente. ti prenderà a schiaffone perché vogliono Hai il solo me. suo, però non ci possono venire a flammarmi nelle live. Ma pure tu, pensaci a queste cose. Non Come fanno a possono. venirmi a flammare se non sanno dove devono andare? Ragazzi, fatemi uno shottato per Golden Yuri, Tu tipo. sei, anche tu. Allora, SO Golden Yuri TV. Mi raccomando, tutti quanti a scrivere cazzo di Golden in chat. No, sto scherzando, solo io posso farlo, effettivamente. Solo Norman Scriviti può le fare, spalle a può dirmi cazzo di vicenda, Galden. Galden. Solo Non voglio io, perdere i miei ovviamente. migliori clienti. Allora, fammi vedere perché non. Comunque, per andare avanti devi girare quei robi lì. Dove sta la barba? Dov'è la barba? Dov'è la barba? Di quello gigante. Ah, ma questi si girano, ma fa mucca ci danno Esatto. erta. Ho girato. Cioè, devi girarlo finché non ti appare il coso. Ecco, vedi, lì c'è il cazzillo al quale sparare. Ah no! Aspetta, forse ho capito. Perché ho visto che ci sta pure qua, lo vedi? Quando arriva la live. Ok, perfetto, ci siamo. Un gigante in meno.
Ah, troppo forte. Ah, le vite del tempo. Questo non me lo ricordavo manco io. A posto. Norma parla di Vuperl. Eh beh, ormai gliel'abbiamo detto in faccia, quindi è inutile che guarda la, guarda la clip. Gliel'abbiamo detto in face. Che ieri mi voleva, sì. Mi voleva nella sua live, non ci sono, mi faccio desiderare. No. A parte gli scherzi. Si scherza. Appena potevo, perché ieri ero impegnato. Ma che quindi mi combini? Lo so, che ti combino, lo so. Anzi, non è colpa mia. Allora, facciamo così. Diamo un altro pezzettino avanti, ragazzi, perché poi appunto dobbiamo fare il ballo e poi dobbiamo chiudere appunto la live. Quindi datemi. Facciamoci sto nemico. Ma ragazzi, perché sta capitando al contrario? Ragazzi? Ragazzi? Ah, sì. Ragazzi? Ma è normale sta cosa? Sì, sì. Sì, sì, è normale. Ma è normale che lui cammina al contrario? Ah, ok. Io pensavo di no. Quindi questo non lo possiamo colpire normalmente. Alle gambe? Io cammino sempre in quel modo. Ah, sì? Ah, mi piaceva questo problema. No, aspetta. Aspetta, qua c'è un problema. Non me lo dire subito, devo capire come fare. Non dico niente. Allora. Ah, aspetta. Norman. Ho capito. Devo fare. Quando lui fa quella mossa che mi colpisce. Appunto. Ecco, tu immagini, guarda quanto poco danno gli fai, pensa se l'avessi fatto prima di potenziarti. Raga, quanto sa di... come si chiama quel gioco là, quello dei cavalieri che devi giocare là, che c'hai le mosse? Che cazzo si chiama quel gioco? The Ubisoft là? For Honor, sa troppo di For Honor sta scena, raga. Mm-hmm. È For Honor! A me piace. Non sto dicendo che è una merda. No. Era per dire. Che, no, a me non mi fa impazzire. Però non ne capisco le potenzialità. For Honor, sì. C'è un sacco di For Honor. Non ho capito che succede. Perché mi sta sparando qualcuno? Qualcuno mi ha sparato? Sì, ci sono di gente che rompe. Bastardo! Ma questo è il tizio di me, quello che... inizio il gioco, non è lui. Ah, non è lui. Sembrava, l'ho visto mingerlino. Orribile For Honor. Vabbè, no, orribile non è. No. Tutte le ragazze sono morte. A me ora rispondo. No, non è orribile For Honor. È un gioco che non mi prende. Mi sono glitchato con la neve, va bene. Come? Ma perché? Noioso più che orribile. Bravo, è noioso. C'è gente che magari lo gioca e per lui è il giocone della vita, però non mi ha mai preso così tanto a me. Perché altro ti dico... a guardarlo è una rottura, ma a giocarlo non ti annoia, perché devi fare cose, combattere. Lo sai, sembra... che invece a me è il contrario. Lo sai che invece a me è il contrario. Ti diverte guardarlo, ma mi piace giocarlo. Più guardarlo. Non so questa cosa, ma mi dà più soddisfazione guardarlo. Ma guarda quanto gli tolgo poco con le frecce. Pensa se non ti fossi potenziato. Ah, penso che se non mi potenziavo un colpo mi uccideva. No, beh, le frecce fanno poco di loro, non ti credo. È più per il buff che mettono. Che palle, mo mi rispara quello in faccia. Aspetta, questo è quello il problema che mi sparava, questo. Uccidiamo questo, almeno non mi rompe più le balls. Balls? Lui è un boss molto di Dark Souls 2, è vero? Purtroppo. Mi attento, sì, ho visto, ho sentito che c'hai... d'apri la porta. Però si riesce a ammazzare, io penso che non si riusciva a ammazzare più niente. Tua sorella non si riesce a ammazzare più niente. Quasi pronto. Stardo. Destra. Attento alle spalle. Ok. Dai che ce la facciamo. Gli amichetti sono sempre. In questi giochi il problema principale sono gli amichetti. Sono quelli i veri problemi. I cani. Ah, i cani sono sempre un problema, ragazzi, nei videogiochi. I cani sono. Cioè, su Resident Evil 2, 3 sono sempre stati, mamma mia, un problemazzo.
specialmente perché devi sparare pochi colpi, perché ce ne hai pochi contati, ogni volta devi rompere, ti devi rompere le scatole, che gli devi mirare una volta, che sennò gli devi poi sparare 3000 colpi, se non gli spari subito dal primo colpo. Mimir, hai già visto questo posto? Sì, che devo fare qua? Sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa, per mediare tra Asgard e Vanaheim. La guerra, di tanti morti. Non sapevo però che Corvus è già andato a massacrare i giganti. Ho visto che c'è qualcosa dove ci si potrebbe arrampicare. Nulla, ragazzi. Ma non si può andare però. Questa la tragedia. Non si erano schierati, ma la paranoia di Odin. Poi si può andare? Inferiore solo alla sete di sangue di Corvus. Ok, qua si può andare in teoria, però io quasi quasi non voglio andare avanti. Appunto, perché salviamo e poi dobbiamo fare questo ballo, ragazzi, che è stato riscattato. Un minuto di ballo e poi facciamo il... ci salviamo poi. Quindi un attimino che facciamo tutto, un attimo solo, eh. Prendiamo questa cosa e salviamo, dai. Ci salutiamo da qua, allora. Cioè, salutiamo. Lasciamo il gioco da qua. Allora, salva. Comunque abbiamo fatto un bel pezzo di gioco, eh. Meno male che sono riuscito a... che mi ha dato la mano per potenziare, per farmi la prima visione. Scusami, rieccomi. Ok. Allora, io dicevo, stiamo... mo siamo... sta per staccare il gioco, però mo facciamo il ballo e tutto, e poi dopo facciamo i saluti. Quindi, poi, io ti faccio rimanere ancora qua un pochettino, cioè nel senso, se vuoi rimanere, puoi rimanere fino alla fine della live, tranquillamente, non c'è problema. No, mi stanno reclamando per giocare. Ok, per giocare... ok, va benissimo. Mi rompi palline, una volta che riesco a stare col cazzo di Norman, mi rompono perché devo andare. Che palle. Che peccato, guarda. È vero? No, cazzo vabbè. Di gold. Di Norman... ti odio. Allora, allora di qua. Spegnimento, ciao, spegniamo. Bello. Ciao Kiko, buon salve, buon salve. Buon divertimento. Allora, ragazzi, detto questo, ragazzi, siete pronti? Cazzo di Norman. Cazzo di Norman. Siete pronti, ragazzi? Non so come si vedrà la live. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa importante. Allora, tolgo. Devo ballare. Quindi devo fare forse. Devo fare una cosa. Togliamo un attimo questo. Sì, si vedrà una cazzo. Vabbè. Sì, cazzo, si vede un attimo un pezzo strano. Però facciamo così. Ragazzi, devo ballare. Mettiamo un po' la telecamera un po' più in alto, poco poco. Togliamo il microfono. Si fa molto male, effettivamente. Comunque, buon salve. Allora, lo so, grazie mille del raid. Benvenuti, buon Riders. Dovete sapere che ogni tanto si riscatta il ballo da me. Quindi avete visto il ballarmi? Perché la gente ha speso dei punti e
che balletto sexy, specialmente con sta panza poi. Quindi ogni tanto se avete visto, se adesso mi avete visto, avete cringiato, è perché la gente vuole che si cringe. Comunque questa qua è il ballo nuovo, così sapete che quando dovete farmi ballare avete questa cosa. Comunque grazie mille del corso punk del follow. Allora, grazie mille comunque veramente Luna di Feedback, 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 Feedback. E-H-H. Mi devo vendicare. Feedback, 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 Feedback. E-H-H. Feedback. Butta. Feedback. No, butta feedback, dai. Ma... Feedback. Butta. E-H-H. Ma mi devo vendicare. Feedback, 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 Feedback. E-H-H. 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 Ok, feedback, basta, feedback, butta, pazza, butta, basta, mi rotto i coglioni, butta, basta. Okay, finalmente. Ah, butta, mannaggia a te, mannaggia, mi devo vendicare nella tua live poi, mi devo vendicare. Comunque, quando andrai avanti ancora a parlare, infatti, siamo entrati in un loop, infatti così, ma butta sempre fa in questo modo, eh. Ormai è diventato anche il meme del canale, anzi, dovete sapere che c'è proprio un meme proprio adatto, che mi è stato fatto da Dave, vediamo se lo riesco a ritrovare. Vediamo se lo riesco a ritrovare. Ecco questo qua, ragazzi. Ve lo faccio vedere un attimo in live. No, questo qua, scusami. Butta fuori Cired 5 e ci sta Manu Monte, Monte Manu, Manu Monte, Monte Manu, Manu Monte, Monte. Ormai è diventato il meme del canale, effettivamente. Comunque, tutto questo, ragazzi, a parte gli scherzi è tutto. Grazie mille comunque dei follow dei nuovi, i follow dei rider e ragazzi, è stata una bella giornata, divertente, simpatica. L'unica cosa, domani voglio fare una streaming, ma non so che portare. Voglio portare ancora qualche tier list o qualcosa di leggero, qualche videogioco leggero. Adesso ci penso un attimo sopra. Non mi va di portare qualcosa di pesante e vediamo un pochettino che cosa portare. Se avete qualche idea, ditemela. Certo, non dico leggero e poi mi dite Dark Souls. Manu perché... Monte, Monte Manu. Butta, basta. Grazie dei bitti, però basta. Veramente, mo tra un po' veramente li metto a 50, Scherzo. Ma io non scherzo poi, li metto a 50 veramente. Poi vedete se poi te vado a fare 50 bitti e li fai così. Voglio vedere, voglio vederti. Ma che bello. Comunque, non so che portare domani. Se ci avete qualche idea, ragazzi, qualcosa di leggero da portare, da vedere, da fare per farsi due risate. Dispensierato, direi. Lo sai che vorrei fare, ragazzi? Vorrei portare Ermonopoli. Che ne pensate, ragazzi? Se porto un gioco tipo Monopoli, lo guardereste? Ci facciamo due risate, vediamo un po' che esce. Magari poi non so se si può fare con... Sì, facciamo Monopoli. Guarda, Monopoli lo vorrei portare già da tempo. Io ho la versione Android, che l'ho pagato tipo un euro, mi pare. Sì, sì, vado dei Monopoli, ragazzi. A questo punto vado dei Monopoli domani. Ho pagato la versione da un euro su Android. Se mi scarico l'emulatore, quello per Android, lo scarico, lo installo tranquillamente, magari giochiamo versione Monopoli. Così ce l'ho. Giocheresti con qualcuno? Mi pare che la versione Monopoli per... come si chiama? Per Android c'è anche il multiplayer. Quindi penso che se facciamo qualche partita multiplayer però con altre persone che non conosciamo. Che dite? Ci facciamo due risate con Monopoli, ragazzi? Dai, ci sta, ragazzi. Domani Monopoli. Domani Monopoli, ragazzi. Domani Monopoli. Mi ha fatto venire voglia. Mi è venuta la voglia di giocare a Monopoli. Dai. Ma non so se poi... Aspetta. Se si fa Parsec, si potrebbe giocare pure con qualcun altro. Vediamo, dai. Provo un attimo a organizzare. Proviamo a vedere se riesco, che ci si può fare o no. Però sicuramente domani Monopoli. Domani portiamo Monopoli. Ci sta, ci sta. Ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto. Va bene, allora, detto questo, ragazzi. Detto questo. Facciamo così. Togliamo un po' di pagine che ho da parte.
Facciamo così. Allora, dobbiamo fare un bel raidino. Il raidino l'abbiamo fatto già un po' di volte a giocherina. Io vorrei cambiare. Vediamo un pochettino chi ci sta da fare un bel raidino. Se avete qualche idea, scrivetelo. Anzi, così quasi lo sai fare proprio a Vuperlo, lo faremo. Dai, ragazzi, facciamo a Vuperlo. Dai, facciamo un bel raidino a Vuperlo. Che se lo merita anche lui ogni tanto. Raid. Vuperl. Ok, ragazzi, allora, detto questo, prima di startare, di far startare come si chiama? Il raid. Premessa, il ragazzo che raideremo usa uno strong language condito da parole abbastanza pesanti. Lo dico, se non vi piace quel tipo di contenuto, guardatelo. L'importante è che io, ripeto, è una persona che per me è simpatica, mi ci diverto. Spesso sto anche da lui a parlare, a ridere e scherzare, e io ve lo consiglio se non vi soffermate su alcune ideologie che avete. Se le avete, non ve lo consiglio. Quindi strong language, però, ragazzi, è veramente una persona simpaticissima. Ci parlo spesso, ci si scherza molto e ci si diverte. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi ripeto. Oggi butta alle 16 come sempre, vi raccomando, oggi è importante che c'è. Non so se c'è da butta oggi o se no c'è il torneo di Mario Kart di Support My Stream, ci dovrebbe stare oggi. Dimmelo poi, scrivimelo al volo poi butta, che poi vengo pure io a rompere. No, non è oggi, ok. No, pensavo. No. Stasera, che ci sta il torneo, mi pare. Ragazzi, stasera, torneo di Mario Kart. Ci sarò sicuramente pure io alle 20:30, ragazzi. 20 e 30 nel canale di Subbuttafuori Mario Kart. Ci sarà un sacco di gente, sicuramente parteciperò pure io. Mi piacerebbe molto partecipare. Detto questo, ragazzi, io comunque va bene, controllo poi, anzi poi mi dai un attimo qualche link e vediamo un pochettino. Detto questo, ragazzi, io vi do un saluto. Vi saluto. Vi auguro un buon pranzo, una buona giornata, ma soprattutto un che bello che ci sta sempre. E ragazzi, stasera ci sono che la bimba va da nonna, grandissima, ragazzi. Mi raccomando, passate da Buttafuori che ci sta alle 20:30 e faremo il torneo di Mario Kart e ci sarò pure io a giocare, rompere il culo a qualcuno. Speriamo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e ciao ciao! Ma che bello!